Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Claudia Maffei, sono una Education Officer di Oxfam Italia. Lavoro con Oxfam da 8 anni ormai e rientrata dalla mia maternità, sono stata appunto coinvolta nella scrittura, nella revisione dei moduli che poi fanno parte del kit di cui andiamo a parlare oggi. Mi occupo generalmente di fare formazione a docenti di ogni ordine e grado, principalmente secondaria di primo grado, di secondo grado e università, e a livello di tematiche, tutte quelle relative allo sviluppo sostenibile, ma per il tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale ho un vero e proprio debole. Ok, quindi a maggior ragione sono proprio contenta di essere con voi oggi. Allora, inizio a condividere la presentazione, così almeno la seguiamo. Non so poi Laura se la presentazione gliela mandiamo ai docenti, comunque da parte mia non ci sono problemi. Se ce la fai avere, poi magari gliela pubblichiamo nell'area delle docenti, così se hanno piacere di vederla, poi se la possono riscaricare. Sì, dopo ce la fai Perfetto. avere, grazie. Sì, così almeno sapete che quello che è nella presentazione non dovete prendere appunti, ve lo ritrovate direttamente nella presentazione. Allora, io includo già l'audio del computer nel condivisione dello schermo, perché ci saranno dei video, vedrete che la formazione è molto variegata, anche perché siamo insieme fino alle 5 e mezzo. Okay. Allora, eccoci qua, giustizia ed emergenza climatica. Il titolo, diciamo, è abbastanza forte e penso che a maggior ragione, dopo l'ultima estate che abbiamo vissuto con una siccità prolungata che ci portavamo davanti da tutto l'inverno, sia un tema molto, molto sentito anche a scuola, con la ripresa della scuola e come tutto questo poi si intreccia anche con la crisi energetica. Ok, allora, quali sono i nostri obiettivi di oggi? Conoscere e condividere delle informazioni sull'obiettivo numero 13, lotta contro il cambiamento climatico, obiettivo 13 dell'Agenda 2030. Illustrare e familiarizzare con lo strand Giustizia ed Emergenza Climatica del progetto School Food 2022-2023 e mostrare delle attività e metodologie attive e partecipative che possono essere adattate per un lavoro concreto in classe a scuola. Quindi vedrete che proprio faremo alcune di queste attività insieme. L'agenda di oggi, questa è una proposta, non ho messo gli orari perché vediamo appunto, non sapevo bene il numero e quindi in base a come si sta lavorando insieme si può anticipare o posticipare qualcosa. Comunque, ho previsto un momento in cui ci conosciamo, vi presento lo strand e un po' il kit come si compone, anche se appunto siete già familiari. Però entriamo un pochino più in verticale su lo strand di giustizia ed emergenza climatica. Affrontiamo i primi 4 moduli facendo anche delle attività, laddove possibile, le attività diciamo che sono riuscita ad adattare in ambiente online le facciamo insieme, altrimenti ve le racconto e nel racconto qualsiasi dubbio abbiate poi mi chiedete. Le altre le sperimentiamo proprio. Faremo ovviamente una pausa e in questa pausa io vi chiederò di osservarvi, cioè qualsiasi azione facciate durante la vostra pausa, di cercare di riportarla sul tema di oggi, cioè come anche ogni singola azione che noi compiamo ha un impatto sul pianeta. E infine, affronteremo gli ultimi 6 moduli e con la parte di azione vera e propria. Ok. Allora, questa slide l'ho chiamata Passare del tempo bello insieme, intendendo proprio quali comportamenti sono necessari per stare bene insieme oggi e per renderla una formazione davvero fruttuosa, davvero utile per ognuna e ognuno di noi. Vi chiedo di non essere timide, non essere timidi, è un po' come a scuola quando si dice chi vuole parlare per primo, ecco, quindi di partecipare attivamente perché portate con voi una conoscenza, un'esperienza che è preziosissima per
per me e per chiunque sia collegato oggi. Vi chiedo di mettervi in gioco, quindi di, diciamo, abbandonare delle aspettative, di aprirvi più che potete a quello che faremo e appunto di imparare non solo da quello che cercherò di raccontarvi io, ma anche gli uni dagli altri e scambiarci quindi le conoscenze tra di noi. Ok, allora chi siamo e di cosa parliamo? Io vi direi di iniziare direttamente da voi. Quindi, in chat vi metto adesso un link, questo link che vedete qui ve lo copio direttamente nella chat, e la domanda è: quale disciplina insegni? Quindi vi chiedo proprio di raccontarmi di che cosa vi occupate. Allora, io spero anche che rubiate con gli occhi, nel senso se adesso questo strumento di Answer Garden vi piace, volete farmi domande, fatele pure. Allora, adesso vi vedete voi, però io lo tolgo subito. Eccolo qui. Allora. Quindi vi chiedo appunto di rispondere a questo Answer Garden. Io dovrei riuscire a vederlo live mentre voi rispondete. È uno strumento Answer Garden per molto 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 semplice per raccogliere per fare un brainstorming e raccogliere feedback in maniera anonima. Ok, inizio a vedere i primi risultati, poi ve li mostro. E già sono tre discipline diverse. E questo è bellissimo. Per ora vedo. Ok, italiano, storia e geografia, lettere, matematica, scienze, scienze motorie. Diamo il tempo un po' a tutte e a tutti. Intanto vi ricondivido lo schermo, così lo faccio vedere live. Eccolo qui. Una docente, Claudia, che dice che non riesce ad aprirlo, non so, magari se ce lo scrive in chat cosa insegna, così. Sì, va benissimo, siamo Esatto. pochini, sì, siccome non sapevo il numero, No, hai fatto bene perché è più efficace, però ecco appunto, invito la docente che non Sì. è riuscita, se insomma lo vuole scrivere in chat, noi poi ne prendiamo, Assolutamente. lo leggiamo da lì. Allora, italiano e geografia, scienze motorie, vedete, vi fa vedere anche il numerino, ok? Quindi sappiamo che una persona insegna italiano e geografia, scienze motorie, matematica e scienze, due insegnano lettere e italiano, storia e geografia un'altra persona. Ok, La docente ha scritto in chat matematica e scienze, anche lei. vedete, praticamente abbiamo veramente un gran bel panorama di competenze e a questo punto, visto che siamo pochine e io pochini, vi proporrei di prendere veramente pochi secondi a testa la parola però per scoprire a questo punto chi è che insegna matematica e scienze, chi è che insegna lettere e così via. Quindi prego, vi lascio lo spazio per presentarvi, giusto appunto dire il vostro nome, la disciplina e dove insegnate. Buonasera, non so se mi sentite, ho grossissimi problemi di segnale. Sono Michele Michele, ti Montani. sentiamo. Perfetto, grazie. Meno male, perché qui veramente siamo senza segnale. Scienze motorie, scuola secondaria, primo grado. Benissimo, perfetto, grazie Michele. Dove insegni? Istituto Comprensivo Santa Fiore. Ok, perfetto, grazie. A voi. Mi Io sono sentite? Alessia Bertoni e insegno matematica e scienze alla Dante Alighieri a Grosseto. Grazie Alessia. Io Sono Francesca Montanelli e insegno lettere, italiano, storia e geografia, anch'io alla Dante Alighieri di Grosseto. Perfetto. Anche io sono una collega
delle due si sono presentate per ultime, insegno anche io lettere, quindi italiano, storia e geografia, sempre la Dante di Grosseto, che fa parte dell'Istituto Comprensivo 4. Grazie, Mario. Buonasera, io sono Elisa Failli, insegno all'Istituto Don Milani di Pian di Sco in provincia di Arezzo, lettere, italiano, storia e geografia. Bene. Buonasera, io sono Barbara Sette, come le colleghe sono insegno matematica e scienze alla Dante Alighieri di Grosseto. Perfetto, grazie Barbara. Grazie a voi. Cristina Lucidi, ciao a tutti, anch'io sono la Dante Alighieri di Grosseto e anch'io matematica e scienze. Complimenti alla Grosseto di a Grosseto all'Istituto Dante Alighieri, devo dire, scusate. Molto, molto interessante, perché poi vedrete, no, che per come è impostato, diciamo, per come sono impostati i moduli, vogliono proprio andare a intersecare, a far incontrare le diverse discipline, no? Quindi penso e spero che ci troverete anche tanti spunti da applicare direttamente in classe. Leggo in chat che Chiara, dall'IC Follonica, scrive che purtroppo è influenzata e senza voce e ci dispiace non poterti sentire direttamente, ma grazie di essere qui. E insegno lettere alla Pacioli di Follonica. Benissimo, sono contenta anche di aver, diciamo, creato dei modi di interagire, Chiara, che ti permetteranno di partecipare direttamente online, insomma, scrivendo in chat e non soltanto. Quindi, dai, la tecnologia in questi casi ci aiuta. Bene, insomma, avete visto, ok? Veniamo da parti diverse, c'è un istituto in particolare che ha messo in campo proprio letteralmente tante forze e l'invito è proprio questo. Una volta, diciamo, che vi si attiveranno tante riflessioni legate anche a cosa potete fare in classe, cercare di lavorare il più possibile in maniera interdisciplinare, se potete anche con gli altri colleghi, o selezionare, diciamo, da i moduli che vedrete, quello che più pensate possa essere rilevante. Ricondivido un'altra volta la presentazione, così almeno abbiamo quel supporto lì, perché entriamo nel vivo della, diciamo, descrizione un po', no? Di come è impostato. Ok. Allora, voi nel nello strand di giustizia ed emergenza climatica troverete 10 moduli. Ogni modulo contiene ben esplicitati traguardi per lo sviluppo delle competenze, competenze da certificare connesse ai traguardi, obiettivi dell'attività, contenuti, quindi di cosa parleremo all'interno a livello contenutistico, quali competenze chiave europee vengono sviluppate attraverso quelle attività, il tempo che vi viene richiesto, quali sono generalmente le preconoscenze che devono avere le nostre studentesse e i nostri studenti. Poi c'è una descrizione molto dettagliata, step by step, delle attività, delle proposte rispetto ai raccordi interdisciplinari, delle proposte rispetto a che cosa verificare e poi delle nozioni essenziali per le docenti e per lo studente e le studentesse. Quindi una sorta poi di recap di quello che dovrebbe emergere dall'attività che si è fatta in classe. Le attività che vengono proposte sono attività spesso legate all'educazione non formale, quindi vedrete, dopo le vedremo in dettaglio, giochi di ruolo anche, simulazioni, quiz, proprio per andare a costruire la conoscenza sviluppando poi trasversalmente tutte le soft skills. E abbiamo 5 tematiche principali, per ognuna delle quali ci sono 2 moduli, quindi vedete, no? Per ognuna di queste tematiche esploriamo 17 SDGs, dimensione umana dei cambiamenti climatici, dimensione ambientale, dimensione economica e la parte, diciamo, di azione, ci sarà un modulo introduttivo e un modulo invece di approfondimento. Oggi sperimentiamo e ci raccontiamo proprio tutto questo flusso qui.
Ok. Avete domande fin qui? Io in questo momento non vi vedo, vedo solo la presentazione, quindi fatemi sapere se è tutto ok, se avete domande. Tutto ok. Tutto ok, perfetto. Allora, partiamo. Benissimo, allora, come vedete qua ci sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Diciamo all'incirca in questo periodo, nel 2015, l'ONU lancia questi 17 obiettivi molto ambiziosi legati al concetto di sviluppo sostenibile. Giusto per diciamo una nota che può essere interessante, in francese, qui ora non c'è nessuna docente di lingua, però sviluppo sostenibile si traduce in Développement Durable. Quindi è interessante, no, introdurre anche ai nostri studenti fin da subito questa dimensione di durata. Quando si parla di sostenibilità dobbiamo sempre aver presente che si parla di delle azioni che riguardano il presente ma che hanno un impatto importante sul futuro e che hanno bisogno di una programmazione e di anche un controllo, un monitoraggio per vedere in che direzione si sta andando. Quindi questo giusto per diciamo introdurre questa attività. È una prima attività legata appunto agli SDGs, importante per rafforzare poi le conoscenze riguardo ai cambiamenti climatici e vedremo perché. Quindi adesso guardando queste icone che vedete sullo schermo, io vi chiedo così proprio a sentimento rispetto a quella proprio che vi piace di più, che vi colpisce di più, di sceglierne una e di associarla a una parola chiave o ad uno slogan. Quindi vi do alcuni minuti per scegliere e scrivere la vostra parola chiave o il vostro slogan e poi torniamo insieme in plenaria e ce lo raccontiamo. Intanto se volete posso partire io? Assolutamente sì. Chi è che sta rompendo il ghiaccio? Ilaria Petrucci. Ilaria, vai Ilaria. Era Dante Alighieri di Grosseto. Sì, sì. Allora, no, a me così ho fatto una cosa molto semplice. Di getto mi è venuto da pensare al 16, che credo che sia l'obiettivo della pace, essendoci la colomba col rametto di olivo, perché appunto in questo momento si sta svolgendo vicino a noi una guerra terribile di cui secondo me ultimamente si sta parlando sempre meno, come se ci fossimo un po' abituati a questa situazione. E naturalmente quello che mi viene da dire è risolvere i conflitti con la diplomazia, quindi trovare altri mezzi. L'importanza della diplomazia, no? Sì, insomma, che non mettano di mezzo armi o insomma soluzioni che possano far del male agli esseri umani. Perfetto. Come si faceva notare Ilaria, no? Attraverso questa attività si iniziano a osservare bene le icone, no? Quindi qui c'è il martello, no? Legato proprio a che rappresenta la giustizia, con un simbolo condiviso soprattutto, no? dagli occidentali, perché poi qui si potrebbe aprire un'altra parentesi, quanto questi simboli che sono stati scelti dalle Nazioni Unite vengono compresi dalle varie culture nel mondo, no? Per noi è molto chiaro, quindi la pace si basa sulla giustizia e quindi qui poi Ilaria ci ricorda appunto dell'importanza della democrazia in ogni guerra e parte come spunto da quella vicino a noi, che ha una grossa poi connessione, no? Anche ai cambiamenti climatici, essendo anche fortemente legata all'energia. Grazie Ilaria. Chi la segue? Sono Francesca. E come Ilaria, sono della Dante Alighieri, come Ilaria ho focalizzato subito la mia attenzione sull'obiettivo 16, un po' anche forse perché nella nostra scuola questo aspetto della legalità è molto visto, cerchiamo, organizziamo anche delle giornate, ma io non dal punto di vista di Ilaria, proprio l'ho pensato più, visto che in questi giorni dobbiamo pensare all'accoglienza dei ragazzi, ok, e
partiamo con le prime anche dal discorso delle regole, però per far capire loro come la regola che può essere rappresentata dal martelletto della giustizia, in realtà non è un qualche cosa, il messaggio che vogliamo far passare è quello per stare bene insieme, quindi perché la finalità nostra è quella di riuscire a trovare appunto un modo per stare bene insieme a scuola, quindi io l'ho pensato più calato un po' un attimino nella realtà dei ragazzi, questo discorso ecco della pace, come possiamo costruire i nostri rapporti sereni in classe, quindi che ci aiutano poi ad apprendere meglio e che comportano quindi tutta una serie di conseguenze positive per tutti, rispettando, applicando la giustizia, rispettando alcune regole, ma finalizzate proprio a questo, per il nostro benessere appunto. Perfetto Francesca, vedete già Ilaria e Francesca ci hanno mostrato come la stessa icona può essere interpretata in tantissimi modi diversi, è per questo che questa attività è molto potente da fare in classe, è molto bellina, si collega alle esperienze personali, ognuno diciamo poi porta dentro quello che in quel momento sente più rilevante. E mi viene in mente comunque che, ricollegandolo all'Agenda 2030, Francesca, che anche l'Agenda 2030 vuole essere un documento purtroppo non vincolante, però per gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite, proprio per andare insieme verso lo sviluppo sostenibile. Da qui proprio l'importanza di agire insieme, no? Che è quello che poi si chiede a una comunità, in questo caso a una comunità globale e nel caso che ci mostrava Francesca invece alla comunità della scuola. Quindi è molto molto importante e rilevante anche questo aspetto appunto del darsi delle regole, dei punti che ci portano poi verso un equilibrio e un benessere, tanto in classe quanto poi nel mondo in cui viviamo. Grazie Francesca. Io sono Alessia Bertone, sempre della Dante, e sinceramente avevo pensato una cosa un po' più semplice perché mi è saltato subito agli occhi l'obiettivo 3, cioè l'icona 3, perché mi piace vedere il cuoricino con il discorso tipo elettrocardiogramma, e quindi avevo pensato alla salute e benessere, ma soprattutto alla prevenzione, che è un po' sempre una problematica sentita, perché comunque si parla della fotografia di quello che è in quel momento, ma spesso non si pensa come si potrebbe evitare di arrivare in certe situazioni. Quindi il concetto di prevenzione è una cosa che io trovo molto difficile da trasmettere, soprattutto ai ragazzi, non solo ai ragazzi, anche agli adulti, ma io chiaramente in classe ho i ragazzi e quindi penso a loro. E mi ha colpito ecco, in maniera particolare questa immagine qua, però è un po' più semplice rispetto alla complessità magari dell'argomento di cui hanno parlato le colleghe, più immediato. Guarda Alessia, apparentemente forse neanche quello direi che è più semplice, perché se noi la riportiamo anche sul tema dei cambiamenti climatici, certo. Quanto è importante in questo momento non superare i famosi 1,5 gradi centigradi, non andare oltre, certo. Già siamo prospettati verso i 2, e quindi che quali sono i passi necessari per prevenire un collasso, perché noi sappiamo che con un aumento di temperatura di 2 gradi rispetto all'attuale non sappiamo quali meccanismi si possono mettere in moto, ok? Quindi come poi tutto l'equilibrio legato agli ecosistemi può andare a sfaldarsi. Quindi tutto quello che vedremo poi all'interno dell'obiettivo legato ai cambiamenti climatici è di assoluta prevenzione delle però conseguenze, perché i cambiamenti climatici per esempio sono già in atto, lo sappiamo, e a questo punto ci resta solo cercare di adattarci e rispondere a quello che succede. Quindi è molto importante che tu abbia scelto questo. E il fatto del cuore, no? Che è un simbolo molto bello, è un simbolo che ci ricorda la vita. Ecco, anche questo, il fatto che tu l'abbia menzionato non lo trovo per niente banale, perché alla fine
tutte le nostre esistenze e quelle di qualsiasi essere vivente su questo pianeta poi sono fortemente interconnesse e collegate a quello che noi come esseri umani decideremo di fare. Certo. No? Quindi vedrete anche in classe, no? Perché nel kit la proponiamo questa attività, anche in classe quello che diranno gli studenti aggiungerà tassellini poi a la tematica, quello che vogliamo raccontare. Grazie. Grazie a te. Alessia. Io da di nuovo insegnante di matematica e scienze, mi ha colpito il 12 perché il simbolo dell'infinito. Mi ripeti il tuo nome? Cristina, scusami. Cristina, vieni, ecco. Mi ha colpito il 12 che è il simbolo dell'infinito e quindi quello, vabbè, perché mi piace proprio così. E poi il 13 però mi ha colpito forse di più perché io ci vedo un occhio dentro il pianeta. E quindi un occhio al pianeta, cioè nel senso che non dobbiamo guardare il nostro orticello, ma come dicevi te, no? Ogni singola azione, anche se è una goccia nel mare, cioè in positivo e in negativo, comunque poi ha un effetto a catena ovviamente su tutto il resto, quindi creature umane e non, quindi tutti gli esseri viventi, questo. Benissimo Cristina, sono collegatissimi tra l'altro perché il 12 è produzione e consumo sostenibile, quindi si parla di cambiare il modello perché così come è adesso il modello economico e il modello diciamo che va dalla produzione al consumo è un modello lineare. Ok, che si basa soprattutto poi su tutta una serie di risorse che non sono rinnovabili. E invece questo infinito, che ovviamente una docente di matematica subito attira l'attenzione, ci vuole ricordare che è possibile invece attivare diciamo una modalità dove non ci siano sprechi di risorse e che quindi anche i rifiuti poi vengano ritrasformati in risorse. Questo è fondamentale in ottica di sostenibilità, oltre alla consapevolezza, come diceva Cristina, ovviamente di ricordarci e praticare poi attraverso varie azioni, che poi le vedremo alla fine, l'importanza delle nostre azioni. Ok? Quindi lei giustamente il 13 dice io ci vedo un occhio con dentro il pianeta e quindi occhio, attenzione a quello che facciamo. Dobbiamo sicuramente a tutti i livelli ripensare il nostro business as usual, viene chiamato, il modo in cui proprio non soltanto l'economia si comporta, ma il modo in cui ci comportiamo noi. Quindi grazie mille perché ci permette anche di attivare questa riflessione qui. E hai, diciamo, scoperto l'obiettivo 13, no? E l'icona anche dell'obiettivo 13 che poi approfondiremo. Grazie. Chi segue Cristina? Allora, io non so se mi sentite. Sì. Ok, allora io insomma, un po' perché sono sensibile a questo argomento, mi sono venuti fuori le due icone azzurre, cioè il 6 e il 14, che si collegano all'utilizzo insomma, dell'acqua e la vita nel mare, anche perché sono appunto molto attuali. Quest'estate abbiamo avuto modo tante volte insomma, di seguire quello che è il problema della siccità o comunque degli sprechi d'acqua o di quanto l'acqua sia importante e quindi chiaramente questo è sempre nell'ottica della prevenzione, sempre nell'ottica appunto di avere un occhio di riguardo per il pianeta e credo che sia molto importante da sottolineare. E quindi ecco, è qualcosa che mi ha colpito subito e anche le icone mi sembrano abbastanza emblematiche, insomma, comunque immediatamente si comprende quello che possono essere i problemi e anche le risorse che dobbiamo valorizzare anche sul territorio. Il tuo nome? Sono Maria Valvano. Maria, ok, Maria, grazie mille, perché siccome non vi vedo, ve lo chiedo sempre. E beh, dunque, la siccità più peggiore degli ultimi 500 anni, addirittura in alcuni fiumi d'Europa sono emerse delle scritte, non so se l'avete seguita questa vicenda, nell'est Europa, ora non vi so dire di preciso dove, però è emersa una scritta risalente a
centinaia di anni fa, in cui diciamo si avvertivano le persone se scritta nella roccia, se il fiume arriva a questo livello, preoccupatevi per una carestia di tipo alimentare, ok? Quindi sappiamo quanto la siccità sia poi connessa a livello di dimensione umana anche alla sostenibilità alimentare, d'accordo? E non soltanto, quanto poi impatti tutto il sistema di produzione energetico, per esempio se si pensa all'idroelettrico e poi alla nostra quotidianità, l'acqua per noi e per tutto il pianeta è vita, la vita del pianeta si è sviluppata, no? Anche a partire dall'acqua e da tutte le condizioni che l'hanno permesso, però è assolutamente fondamentale. Ok, quindi l'icona proprio relativa all'acqua potabile è la numero 6, poi si aggiunge uno scalino in più a questo. E la 14, qua si apre un'altra finestra molto grande, no? Sul tema dello sviluppo sostenibile. Spesso noi uomini non ci consideriamo parte dell'ecosistema, ci consideriamo sopra l'ecosistema e invece siamo parte attivissima dell'ecosistema correlata a tanti ecosistemi diversi, tra cui quello marino. Per cui vedrai, Maria, che c'è un'attività proprio legata ai cambiamenti climatici e dimensione ambientale che è legata poi all'ecosistema marino. Quindi spero di, diciamo, visto che appunto è un tema che ti piace molto, che possa piacerti questa attività. La vedremo più tardi. Grazie. Bene. A chi tocca? Provo io, Elisa, da Pian di Sco. Vai, Elisa. Obiettivo numero 4. Mi è venuta in mente la famosa frase: un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo, no? L'idea della cultura come forma per migliorare la vita, anche perché i ragazzi la sceglierebbero male, perché il libro, la penna fa sempre venire in mente fatica. In realtà è un mondo che si apre di fronte a loro, io cerco sempre di spiegare anche questo ai ragazzi e mi sembrava interessante focalizzarmi su questo. Assolutamente. Assolutamente, e la scuola è un ambiente democratico, ok, in cui tutti possono avere accesso alle conoscenze, allo sviluppo, no? delle loro diciamo di quello che sognano, delle loro ambizioni, dei loro interessi, e quindi si parla proprio di sviluppo umano. E all'interno di questo SDGs, dell'SDG 4, c'è proprio menzionata poi quella che è l'educazione civica, quella che è l'educazione allo sviluppo, educazione alla cittadinanza globale, ha tanti nomi diversi. E mi permetti, Elisa, quindi di menzionare che dentro questo SDG comunque c'è un forte collegamento anche a il resto degli SDGs e alla tematica dei cambiamenti climatici. E mi permetti, Elisa, di ricordarvi che soprattutto di farvi conoscere come Oxfam vede i docenti, cioè come veramente fonti di grande cambiamento, quello che in inglese si chiama un change maker, perché riuscire a costruire conoscenza con gli studenti e sviluppare competenze che poi sono fondamentali per muoversi nel mondo, fare determinate scelte, prendere parte, è fondamentale. Quindi addirittura le Nazioni Unite hanno indetto un giorno nel quale appunto vengono celebrati gli insegnanti e viene celebrata la lezione più grande al mondo. Dopo ve lo metto il link, UN Largest Lesson, e dove trovate tantissime risorse per poi, diciamo, approfondire anche i temi che trovate nel kit, ok? Quindi è importantissimo questo SDGs perché cambia veramente la vita delle persone partendo dai più piccoli. Quindi importantissimo menzionarlo. Grazie Elisa. Vedete, già ora praticamente sono usciti tutti SDGs diversi e quello che succederà in classe sarà lo stesso. A chi tocca?
Mi manca, se non sbaglio, Michele. Manco anche io, che mi scuso per essere entrata con ritardo, ma non riuscivo in nessun modo a accedere. Non so per quale motivo, ieri non c'erano stati questi problemi. Dunque, io sono Antonella e Antonella Cicalò, con gli altri del gruppo, insomma, mi sono presentata ieri e diciamo il logo che mi ha un pochino catturato la mia attenzione è il 13, che in realtà noi ci abbiamo già lavorato anche lo scorso anno, insomma, è quello che riguarda, mi pare, la lotta ai cambiamenti climatici, però lo slogan che mi viene in mente è gli occhi del mondo, il mondo negli occhi, perché in realtà questa specie di pallone da rugby, insomma, questa forma così allungata che ricorda un occhio dove dentro c'è il mondo, pone l'attenzione secondo me su due aspetti: dal lato quello di avere una visione d'insieme sia sui cambiamenti climatici ma anche su altro che riguarda un po' gli aspetti economici della globalizzazione, eccetera. Sia dall'altro però che dentro ogni singolo che è il possessore dell'occhio ci può essere un mondo, quindi in qualche modo una doppia prospettiva verso il macroscopico e verso il microscopico. Questa è la mia pensata. Benissimo Antonella, anche qui ci porti, diciamo, un'informazione importantissima, no? Alla quale io mi posso ricollegare, cioè che gli SDGs in generale sono tutti assolutamente interconnessi. Quindi noi ci focalizziamo oggi sul 13, ma vedrete che nel kit ogni modulo poi evidenzia quali sono gli SDGs più collegati a quell'attività proposte. Sono tutti assolutamente interconnessi, così come la dimensione individuale è interconnessa a quella collettiva, così come la dimensione locale è interconnessa a quella globale. E quindi vedete, si aggiunge un tastellino in più, no? Rispetto anche a quello che ci eravamo detti prima sull'SDG 13, che è quello che appunto Antonella ci ha portato con il suo intervento, visione d'insieme e anche però, diciamo, singolo con tutte le sue interconnessioni. Grazie Antonella. Non so se c'è qualcun altro. Chiara, c'era Chiara in chat, non so Laura se ha scritto qualcosa. Io avevo scritto in chat, ma posso intervenire brevemente anch'io. Mi aveva Vai, colpito la Michele. prima icona, Sì? quella che l'ho ricondotta un po' a una famiglia, che comunque sia anche forse un po' l'ambiente scolastico, quello che dovrebbe essere l'esempio che dovrebbe essere dato ai ragazzi, nel senso che familiari e anche i docenti sono le persone più vicine ai nostri ragazzi, e tutte quelle che sono le iniziative legate al clima, le iniziative sociali, eccetera, devono essere confermate e avallate anche da chi sta più tempo con i ragazzi. Quindi la famiglia e l'insegnante dovrebbero essere il collegamento principe per confermare tutto quello che è stato detto finora. Perfetto, vedete, e Michele ci dà la possibilità anche di parlare dell'importanza di lavorare tutti insieme, no? A livello di scuola, più che possiamo, quindi a livello interdisciplinare, valorizzando, mettendo al centro i nostri studenti e non dimenticando comunque che in un percorso di questo tipo, e soprattutto su una tematica così difficile come quella dei cambiamenti climatici, è importante anche la parte di azione, che è quella in cui finalmente io divento, diciamo, un soggetto che può influenzare gli altri e quindi ci avrete anche nei moduli una proposta per, diciamo, lavorare a livello interclasse, a livello di scuola, per sensibilizzare gli altri studenti rispetto al tema dei cambiamenti climatici, proprio perché appunto bisogna pensare in questa dimensione, valorizzare il singolo, valorizzare la nostra classe e poi capire come poterci intrecciare con quello che ci circonda, perché in questa maniera allora la sensibilizzazione o un'azione specifica di cambiamento hanno davvero un impatto. Grazie Michele.
Prego. Manca qualcun altro? Chiara, che aveva scritto in chat, sì? Appunto essendo malata, sì. E scrive: dalla conoscenza si sviluppano il rispetto e la cura. Scusate, prima aveva scritto obiettivo 15, scopriamo la biodiversità intorno a noi. Obiettivo 15, scopriamo benissimo. E poi ridimmi un attimo che cosa diceva. Poi qua aveva aggiunto: dalla conoscenza si sviluppano il rispetto e la cura. Esatto, sicuramente, grazie Chiara. Sicuramente si riesce a con queste attività riusciamo a, diciamo, costruire la conoscenza e a innescare delle riflessioni. Il modo in cui proprio è strutturato il flusso delle attività, lo vedrete all'interno dei moduli, è impara, pensa e agisci, che poi sono, diciamo, l'approccio che Oxfam Italia usa nei progetti educativi di educazione alla cittadinanza globale, e quindi assolutamente, no? Dalla conoscenza poi alla trasformazione. Benissimo, vedrete che questa attività nel kit è proposta, la potete fare così, io perché eravate pochi oggi e quindi si può fare in questa maniera, oppure la potete proporre a coppie dando lo stesso obiettivo, oppure ancora far pescare gli obiettivi ai ragazzi, alle ragazze, quindi insomma avrete diverse idee, ok, rispetto a questa attività. Ci sono domande rispetto a questo? Ok, vado. No, tutto a posto. Benissimo. Allora, quindi giusto per capire qual è il fil rouge di questi, di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, vi faccio vedere un video dell'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma lo troverete sia all'interno del kit questo, che ci troverete un video di Malala, diciamo più tarato sicuramente sul target dei vostri studenti. Questo per dirvi anche che abbiamo fornito vari spunti in modo tale che possiate scegliere quello che è più adatto poi alla maturità dei vostri alunni, se magari è un percorso che fate all'inizio dell'anno, se lo portate invece alla fine dell'anno, insomma vedete voi in base alle caratteristiche dei ragazzi. Quindi io esco da qui e vi condivido questo. Dovreste sentire l'audio, faccio una prova, datemi la conferma, ok? Lo sentite? Sì. Benissimo. Thank you.
Generalmente lo trovo un video molto bello per ripassare quelli che sono gli SDGs e perché veramente ci dà una dimensione d'insieme. Mi sono appuntata, mentre lo guardavamo, del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Lo conoscete? Che ogni anno la ASVIS lancia. Se non lo No, io conosci, ok, allora, guardate, si fa in diretta perché adesso, se non sbaglio, ci sarà a breve l'edizione legata all'anno scolastico passato, 2022. Tenetelo d'occhio. Perché tutti gli anni lanciano un tema e invitano le scuole a contribuire e poi, insomma, premiano i prodotti e le idee migliori. E se non sbaglio, ci dovrebbe veramente essere ora ad ottobre. E nasce proprio, interseca non solo il mondo della scuola, ma anche le imprese, le associazioni, le istituzioni. E quindi vi invito veramente, ve lo metto in chat, a tenerlo d'occhio perché può motivarvi anche poi nel portare avanti le diverse attività che vi proponiamo nel kit. E i docenti, diciamo, con i quali l'abbiamo portato, cioè quando abbiamo partecipato al festival con le attività dei docenti, è stato sempre molto molto apprezzato. Quindi ve lo metto, ok? Bene, sono contenta che non lo conoscevate perché almeno adesso invece lo conoscete. Va bene, vi è piaciuto questo video? Dite molto, tizio. molto Bene, davvero. bene. Scusami Claudia, chiedeva Chiara Lorenzoni nella chat, ma immagino di sì che il video è anche citato nel kit, giusto? Il video è citato nel kit, sì, lo Quindi è trovate anche qui sulla disponibile. presentazione cliccando qui, sì. Ok, Cioè grazie. c'è come allegato proprio nel kit, quindi lo Benissimo, trovate grazie. scaricato. Prego. Benissimo, allora questo grafico perché ve lo voglio far vedere? Perché ci mostra anzi chiaramente come tutto si è intersecato, vedete, no? Se questi anelli li portiamo insieme, li schiacciamo verso il basso, si crea diciamo una forma rotonda che ci può ricordare il nostro pianeta e insieme, no? Biosfera, società ed economia, come dicevamo, con tutti i 17 SDGs sono strettamente interconnessi. Io li chiamo SDGs per comodità, no? Sustainable Development Goals, quindi quando mi sentite dire SDGs, sono loro, sono i nostri 17 obiettivi e insieme appunto poi formano davvero l'unica via possibile che è quella della sostenibilità. Ma vi vorrei chiedere, così, guardando queste immagini distinto, che cosa notate oltre a quello che vi ho detto? Sono concentrici, uno dentro l'altro, formano un unico, però non so, Sì, eh? Due esatto, tavoli. sono concentrici, esatto. E diciamo, invece, separati in questa maniera, che cosa ci dice questo grafico? Se li Hanno vediamo su tre volumi livelli. diversi? Hanno volumi Benissimo. diversi? Bene, Da significare. benissimo. Hanno dei volumi diversi. E c'è un vertice. C'è un vertice che è il 17, no? Quello delle partnership, quindi solo se insieme riusciamo a farlo. E la base qual è? La natura, perché biosfera, vedete, è tutto verde celeste, quindi in qualche modo. Esatto. Quindi diciamo l'obiettivo 13 è considerato centrale nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile, perché nel momento in cui il nostro ecosistema si sfalda, viene giù tutto il resto, viene giù tutta la società, quindi la dimensione umana, viene giù l'economia e viene giù tutto il resto. Secondo voi è un'immagine fedele a quello, a come noi ci muoviamo nel mondo? Oppure
nel modo in cui noi ci muoviamo del mondo, questi tre livelli sarebbero diversi. Mettiamo veramente la biosfera alla base. Il mondo è capovolto, la biosfera è l'ultima cosa a cui pensiamo, è tutto molto capovolto. Bravissima, esatto, esatto. Comanda spesso, comanda la parte economico-finanziaria, no? Di business as usual, di linearità, di disuguaglianze, di una percentuale, diciamo, piccolissima di persone super ricche che praticamente hanno tra le loro mani quanto la stessa ricchezza dell'altra metà insieme del pianeta, no? Quindi assolutamente questo ci fa molto riflettere, no? Anche questo grafico qui. Grazie. Ok, allora, cambiamenti climatici. Io torno da voi adesso, vi metto in chat, quindi perdonatemi perché ora vi rivedrete, vi metto in chat questo link. E ad uscire da qui. Eccolo. Ecco, anche Chiara in chat diceva i colori sono abbinati e sì, esatto, no? C'è anche tutta una, diciamo, un filone cromatico e i quattro in fondo sembrano essere la base di tutto, purtroppo sono ribaltati, è verissimo. Ok, allora adesso avete questo Mentimeter. Non so se lo avete mai usato, basta semplicemente cliccare sul link e dovrebbe aprirvi una pagina con delle domande. Ditemi che cosa vedete. Allora, c'è una domanda. Il processo in cui gas nell'atmosfera con un... Benissimo, benissimo. Ok, allora si tratta di un quiz a risposta multipla dove vi chiedo di rispondere con quella che secondo voi è la risposta giusta. Quindi, qual è la definizione, diciamo, di questa, il termine che rispecchia questa definizione? Il processo in cui i gas nell'atmosfera intrappolano il calore del sole. È l'ecosistema, è l'anidride carbonica o è l'effetto serra? Io vedo già. Io vedo già le prime risposte. Se voi andate sul link potete votare. Vedo al momento ci sono 6 voti. 7. E tutti sono collegati alla risposta giusta. Ok, effetto serra. Benissimo. Ottimo, queste sono delle domande che, diciamo, questa è parte di un quiz che poi vedrete nel kit, ve lo faccio vedere anche dopo. Allora, potete andare avanti alla seconda risposta, riuscite a vederla adesso, alla seconda domanda, ditemi se vi permette di vederlo. Ancora io no. Ancora no. 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 Ok, allora proviamo così. Fatemi provare, metto un altro link in chat. No, mi viene lo stesso. Allora aspettate, qualcosa che devo fare io. Non vi permette di andare avanti, giusto? Ora si vede la seconda domanda. Ora la vedete? Sì. Ok, perfetto. Ditemi un po'. Io no. Estinzione, resilienza, essere in grado di anticipare questo. Essere in grado di anticipare, prepararsi. Sì, resilienza. La seconda domanda, per chi non la riesce a vedere, è questa. Allora. Essere in grado di anticipare, prepararsi e rispondere a eventi climatici pericolosi si chiama estinzione,
resilienza climatica o impronta di carbonio. Per ora vedo 6 voti. Io volevo dire che non ho la chat, nel senso che non mi è mai capitato in tutto questo tempo che usiamo, ma non riesco a trovare uno spazio, ho provato in tutti i modi, sono anche entrata e uscita, ma mentre ieri ce l'avevo anche in questo su Teams, insomma, oggi non riesco, non so dove scrivere, mi dispiace. Ora continuo a provare. Allora, il simbolino della chat che sicuramente avevi anche ieri è quello della nuvoletta con le scritte. Io me la vedo in alto, a volte Teams fa delle... Io guarda, ho cambiato brutture. Anche modalità di visione, galleria estesa, modalità GM, però non riesco, sono uscita dallo schermo. La barra in basso, ad esempio, in basso, io ce l'ho in basso, ad esempio. Perché io in basso? Comunque, continuo a provare. Ecco, volevo avvertire. Tu, Alessia, continua a provare. Se non ce la fai, prendi la parola, non ti preoccupare. Non so, Alessia, se dipende dal dispositivo, ma sei connessa con lo stesso dispositivo di ieri? Sì. Ah, sì. Ok. Allora niente, mi arrendo. Questa cosa non mi è mai successa. Sì, no, anch'io l'ho pensato. Pensavo potesse ormai... essere magari delle volte il telefono e invece del computer, no, però se è lo stesso, allora non purtroppo non so nemmeno aiutarti, mi dispiace. No, vedo solo, però ecco, continuo a provare. Ok, e poi prendi la parola tranquillamente, non ti preoccupare. Sì, a volte veramente fa delle cose strane Teams, io lo uso su base quotidiana e sì, può succedere. Ok, allora, quindi la risposta giusta è resilienza climatica, ok? Essere in grado di anticipare, prepararsi e rispondere a eventi climatici pericolosi. Perché vi ho messo questa domanda tra le tante che trovate nel kit di differenza di, diciamo, di difficoltà diversa? Quindi anche voi poi in base a diciamo la classe che avete davanti, in base a quello che ritenete più giusto, potete scegliere alcune domande invece di altre, eccetera. Questa sulla resilienza climatica è importante perché al centro dei traguardi dell'obiettivo numero 16, poi li vediamo, c'è proprio l'adattamento e la resilienza, perché si dà per scontato che questi eventi catastrofici legati ai cambiamenti climatici aumenteranno di intensità e di numero sempre di più e che quindi la società umana fragile così com'è dovrà riuscire a rispondere a questi eventi. Quindi per questo, no, che ci trovate, diciamo, dalla domanda base, come vedete qui, su l'anidride carbonica, il processo di riscaldamento globale, le emissioni, eccetera, fino a invece conoscenze più dettagliate come possono essere questa relativa alla resilienza, ma anche poi tutto il tema dell'impronta di carbonio, no? Che invece è vediamo se la troviamo, guardate anche voi, l'impronta, la quantità, la 14. La quantità di CO2 rilasciata nell'atmosfera a seguito di un individuo, organizzazione o comunità, ognuno di noi, ogni essere umano, ogni essere vivente in generale, ma soprattutto ogni essere umano per qualsiasi attività che fa, per questo anche durante la pausa vi ho chiesto di osservare le attività che fate, impatta, ok? Perché rilascia attraverso le azioni un certo numero di CO2, la nostra connessione internet sta producendo gas climalteranti, il fatto che siamo collegati alla corrente, a meno che appunto non si sia completamente off grid, ma anche lì comunque uno avrebbe i pannelli solari che hanno per produrli e per smaltirli generano tutta una serie di emissioni, ecco, noi diciamo appena nasciamo iniziamo a avere una nostra impronta di carbonio e può essere molto interessante per i ragazzi anche scoprire qual è la loro impronta in base alle azioni che fanno. Ci sono varie app e sono indicate anche nel kit, ok? Troverete sempre nel kit poi ovviamente anche le risposte e le trovate come allegato, l'allegato 4, in questo formato. Quindi potete scegliere per esempio se mettere a coppia i vostri studenti e farli rispondere, insomma potete scatenare diverse dinamiche che sono tutte suggerite nel modulo.
Ok, allora passiamo. Claudia, scusa, a un'altra attività. Una mano alzata, non so se. Sì, grazie. Sono io, mi chiedevo una cosa, perché vedendo queste attività, ma quindi sono le stesse attività dell'anno scorso? Perché non avevo capito questo. Sì, sì. Sono le stesse attività, ecco. Sono le stesse attività, sì. Io avevo buttato tutto quello che avevo stampato perché avevo capito che erano, tanto per rispetto dell'ambiente, aiuto, okay. Mi dispiace. Puoi farle volendo, ora non so se i ragazzi hanno dei tablet a disposizione, che però si possono pensare anche. Va bene, era per capire un attimo. In chiave digitale, anzi allora dopo se ci racconti anche come sono andate. Questa prima attività, ora io non l'ho fatte tutte, ce le siamo divise un po', okay. Questo in effetti, ecco, mi sembra che avevo due classi, in una l'ho fatta a coppie, nell'altra invece singolarmente, e io insegno lettere, quindi era per ora sul livello linguistico, poi l'hanno approfondite con gli insegnanti, logicamente, perfetto, scienze, però anche riflettere un po' su questo linguaggio, capire quali erano quei termini che comunque già conoscevano, quali no, è stato, no, questo tipo di attività così è stato interessante per introdurre questi concetti. Perfetto, no, ok, grazie. Scusa Laura, posso a riguardo giusto una precisazione, perché appunto giustamente la docente che parlava ha già fatto il kit l'anno scorso, ne deduco, e c'era solo per evidenziarvi che noi ogni anno facciamo una revisione dei kit, però cioè, tendiamo a correggere le cose che non hanno funzionato, nel senso le attività che erano andate bene le lasciamo variate o comunque facciamo dei piccoli aggiustamenti, quindi non troverete ogni anno dei materiali nuovi. Noi appunto abbiamo dei momenti di feedback da parte delle nostre tutor, con cui vi invito a relazionarvi per qualsiasi dubbio e anche suggerimento, e poi dopo le ripassiamo insomma ai partner, però ecco, revisioniamo solo in questo senso. Poi ci sono degli anni in cui cambiamo anche degli strand, però ecco, di base non modifichiamo gli strand ogni anno, perché poi diventa un lavoro insomma molto copioso e anche difficile da gestire, quindi se voi avete la stessa classe dello scorso anno vi ritroverete in gran parte attività simili, ecco, questo era giusto per precisare come poi funziona la revisione annuale. Va bene, magari Francesca vi dà la possibilità invece di sperimentare quelle che non avete sperimentato, quindi insomma costruire un bel po' di esperienza. Ok, allora in chat, grazie Francesca, vi ho messo un altro link, sempre di Mentimeter, dovreste riuscire a vedere altri spunti. Ditemi se vedete, ok, vedo che qualcuno sta già rispondendo. Allora, questa attività si chiama Sfata il mito, quindi ci saranno una serie di affermazioni dove chiediamo alle studentesse e agli studenti di dare la loro opinione, è vero o falso e perché, ok? Quindi questa è l'affermazione, sprecare meno cibo è un modo per ridurre le emissioni di gas serra, vero o falso? Aspetto che mi arrivino più risposte, non abbiate paura di sbagliare, perché poi comunque motivandola si può, è molto interessante perché si possono vedere punti di vista diversi, no? Si può analizzare l'italiano appunto, no? Sprecare meno cibo è un modo per ridurre le emissioni di gas serra, quindi ci dà modo di giocarci, diciamo, e di attivare tante connessioni diverse. Allora, vedo che 6 persone hanno risposto che è vero. A qualcuna va di dire il perché. Perché sprecare meno cibo è un modo per ridurre le emissioni di gas serra? Posso partire io? Sempre Antonella, mi vede? Allora, intanto il cibo per essere prodotto e trasportato necessita di c'è una sua impronta, no? E quindi chiaramente riducendo sia costi di produzione che di trasporto, in termini di CO2 si riduce. Secondo il mio punto di vista questo è prevalente. Benissimo, grazie Antonella. Qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Quello che viene buttato comunque
dove va a finire la discarica, cioè quindi anche lì si sottopone a trasformazione, a fermentazione, varie reazioni chimiche, quindi è di nuovo CO2 che viene eliminata, liberata così, quindi un serpente si morde la coda, via. Benissimo, Cristina. Lo smaltimento. Esatto, no? Eccolo qua, no? La linearità del nostro sistema in questo momento, è dalla produzione al trasporto fino allo smaltimento, e quindi trovate, adesso vi condivido lo schermo, la risposta sempre nel kit. Più di un terzo del cibo prodotto a livello globale non arriva mai in tavola. Parte di questo cibo sprecato si deteriora durante il trasporto e poi sono i consumatori a buttare via parte di questo cibo. Durante la produzione, la raccolta, il trasporto e l'imballaggio del cibo che viene sprecato vengono emessi oltre 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Quindi questa domanda qui apparentemente, diciamo, quasi semplice, ci dà invece modo di parlare di tutta la filiera, ok? E di quanto cibo poi venga sprecato. Voi sapete che appunto durante, principalmente la maggior parte di spreco avviene durante il trasporto, proprio perché la merce si sciupa, si deteriora, e poi siamo proprio noi a generare il secondo, diciamo, spreco. Solo in ultima battuta ci sono per esempio i ristoranti e i ristoratori, quindi è interessante da affrontare con gli studenti, senza considerare poi, oltre diciamo allo spreco di cibo, invece le emissioni di gas serra di tutto il processo che ci porta ad avere il cibo sulla nostra tavola. Benissimo, dovreste vedere già la seconda domanda, ditemi se la vedete. Allora, sto aggiornando anch'io, eh. Aggiorniamo. Sì, no, è la stessa. È ancora la stessa. Proviamo. Ora. Aggiorniamo. Ve la leggo, se no, eh. Anzi, ve la condivido. Ecco, qualcuno la vede perché c'ho già un voto. La domanda intanto è qui, l'affermazione è questa: è una buona idea interpellare gli alberi sul cambiamento climatico, vero o falso? È una buona idea interpellare gli alberi sul cambiamento climatico. Che senso interpellare? Benissimo, allora vedrete che queste affermazioni sono abbastanza generiche proprio per dare vita a interpretazioni diverse e scatenare un dibattito, quindi non risponderò. Interpellare in senso come lo intendi te, e poi così se ne parla. Allora, al momento mi risultano 7 risposte, tutte che dicono vero. Non so, Chiara in chat, Laura se ha scritto. Ok, non vedo niente, però insomma, avrà magari risposto direttamente no. Sul menti. Ha scritto vero anche lei. Ok, perfetto. E un falso abbiamo. Allora, vorrei chiedere di condividere il perché. Perché qualcuno che ha risposto vero ha deciso di rispondere vero. Vediamo. Non tutte insieme, mi raccomando, ora si arriva a quel punto in cui tutte insieme si vuole dare la risposta. Io posso rispondere in modo semplice come insegnante di italiano. Io interpellare come un albero lo guardo, lo osservo, e come posso vedere il cambiamento climatico? Se penso a quest'anno, se penso al mio albero che ho qui di limone in terrazza, vedo che più secco, sia perché io la annaffio meno, ma perché io confido molto nella pioggia, ma siccome non è piovuto per niente quest'estate, il mio povero albero sta rischiando, ora non è ancora morto del tutto, ora mi sto dando da fare, però ecco, io penso in questo senso, quindi c'è stato un clima più secco, c'è stato, per esempio, non ho messo per questo, non ho messo le altre basilico, niente, perché ho visto che tanto quest'anno sarebbe
sarebbero morte prima. Io solo a questo livello qui, insomma, ti guardo che se il clima è più secco c'è un cambiamento climatico, piove meno, però è una osservazione da un insegnante di italiano che è proprio perfetto, stessa. Francesca, ci fai gli aspetti da cui si può vedere. Ci fai riflettere, no? Anche sulla differenza tra meteo e clima. Clima, cioè, diciamo, no? Certo, no, si parla di quest'anno sicuramente le stagioni sono state molto meno piovose, no? Più siccitose. Il cambiamento climatico si osserva nell'arco di centinaia di anni, per cui si osserva che ci sono determinate poi tendenze, no? Verso un maggiore aumento delle temperature e non soltanto. Per cui appunto sicuramente quest'anno è stato un segnale molto forte, soprattutto questa siccità rispetto agli altri anni è stata estremamente prolungata, e se si osserva proprio nella spanna di centinaia di anni si vede che questi periodi di siccità, mentre prima erano molto meno ricorrenti, adesso ricorrono con più frequenza. Quindi anche quello che osserviamo tutti i giorni poi nel lungo termine poi ci dà un'indicazione importante. Quindi la connessione tra la pioggia e quello che hai visto sulle piante è strettamente legata alla risposta a questa domanda. Grazie Francesca. Antonella. Secondo me, guardando più a livello sempre così di territoriale, sempre più grande, vedendo come la flora selvatica cambia alle diverse latitudini, ci si può rendere conto di quali specie vanno a sparire, perché sono più sensibili a un aumento della temperatura. Quindi in qualche modo come si riduca la biodiversità, no? Assolutamente corretto, assolutamente corretto. E come poi una riduzione della biodiversità o comunque un cambiamento forte abbia un impatto su quelle che sono le nostre fonti principali, no? Perché appunto come produco determinate verdure se cambia proprio l'equilibrio? Sappiamo che la biodiversità è l'insieme, no? Che poi rende possibile la nostra vita in un certo modo. E quindi qui, volendo appunto, si può anche andare a parlare di cosa succede in altre parti del mondo, lo faremo con un'attività successivamente, e a riflettere su questo concetto qui. Benissimo, vi condivido la risposta che trovate nel kit ed è questa. Allora, gli alberi sono sensibili, come ci siamo detti, alle condizioni climatiche locali, come la pioggia e la temperatura, e sono quindi in grado di fornire agli scienziati alcune informazioni sul clima locale di quell'area, tracciandone la storia. Ad esempio, gli anelli degli alberi di solito sono più grandi negli anni caldi e umidi e più sottili negli anni freddi e asciutti. Se l'albero ha vissuto condizioni stressanti, come la siccità, è molto difficile che in quegli anni sia cresciuto, quindi l'anello sarà molto più fine, ed è proprio una, delle varie fonti a cui si attinge poi nell'osservazione all'interno della ricerca. Quindi vedete, no? Ci sono tanti spunti diversi, tra cui il drive-thru dei fast food, che possono essere di interesse ai ragazzi e possono attivare un bel dibattito che va oltre appunto la singola definizione e il singolo spunto. Ok. Quindi avete visto anche un'altra attività che trovate all'interno del kit. Ecco, voi la vedrete nel kit in questa maniera, negli allegati. Quindi anche qui, volendo, potete fare un cooperative learning, mettere i ragazzi insieme come preferite. E avete qui le domande e poi nell'allegato 5 sempre anche le risposte. Ok, adesso, per fare un recap di tutto quello che ci siamo detti, vi vorrei far vedere questo video di Luca Mercalli. Lo conoscete già, Luca Mercalli? Sicuramente qualcuno sì. Sì, a Che tempo che fa, si vede sempre.
Ok, allora questo video dura 6 minuti, 7 minuti e vi consiglio insomma di ascoltarlo attentamente perché riporta diciamo un po' tutto quello che ci siamo detti fa un riassunto insomma in qualche modo di quello che ci siamo detti. Confermatemi sempre che sentite l'audio, lo sentite? Lo sentite? No, infatti, temevo di non averlo attivato. Allora, devo disattivare la condivisione, riattivare la condivisione selezionando l'audio del computer. Ok, ora ci dovremmo essere. Ora sentite? Aspetta. No. Neanche ora? No. No, che cosa strana. Sì, perché ora l'ho selezionato. Allora si riprova. Sì, sì, ecco la tecnologia è molto frustrante, ma bisogna avere una pazienza. Allora, riprovo. Schermo. Proviamo. Perché siamo già dentro il ora? Problema, cioè il punto di non ritorno l'abbiamo passato già. Bene, allora rimetto da capo, alzo tutto il volume e via. Ci siamo dati ormai una soglia da non superare per non avere un cambiamento climatico catastrofico, perché siamo già dentro il problema, cioè il punto di non ritorno l'abbiamo passato già 40 anni fa. Sono Luca Mercalli, ricercatore nel campo dei cambiamenti climatici, presiedo la Società Meteorologica Italiana e metà della mia attività però è legata alla divulgazione. Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, il problema è ora stabilire se il cambiamento climatico che stiamo vivendo è causato dalle attività umane e su questo il dibattito ormai direi è chiuso, ormai da 40 anni siamo fondamentalmente certi che l'unico fattore che sta agendo in questo momento è di natura umana e cioè sono le emissioni derivanti dalla combustione dei materiali fossili. Ci siamo dati ormai una soglia da non superare per non avere un cambiamento climatico catastrofico, ma in realtà abbiamo già spostato l'asticella avanti perché siamo già dentro il problema, cioè il punto di non ritorno l'abbiamo passato già 40 anni fa. È un po' come una persona che ha la febbre, prima è sana, è a circa 37 gradi di temperatura corporea, poi arriva a 38, ha già guadagnato un grado, è già malata. Qual è il prossimo punto di non ritorno? Beh, cerca di non passare i 39, i 40, i 41, ma a 42 gradi sei morto. Ormai non rispondo più nulla. Chi ha questo pregiudizio, pazienza, lo lasciamo andare per la sua strada e cerchiamo invece di lavorare sui milioni, sui miliardi di altre persone che ancora non hanno nemmeno le informazioni di base. Le cause in sé del negazionismo attingono, credo, a tre grandi filoni. Il primo è proprio di interessi economici. Quando si vanno a toccare interessi così enormi come il mercato delle energie fossili, è ovvio che si faccia di tutto per disturbare il processo di transizione alle energie rinnovabili o un mondo insomma diverso, più sostenibile. L'altra potrebbe essere una motivazione assolutamente personale, individuale. Spesso si esce dall'irrilevanza dicendo no a qualcosa che è un dibattito caldo, un tema caldo. Infine direi c'è ancora un elemento che interessa tutte le categorie. Cioè non vogliamo credere che ci sia un problema così grande nel metterci in discussione e quindi preferiamo vivere di negazione e questo è un processo che invece è antropologico. Che tanto il clima è sempre cambiato e quindi di che cosa ci preoccupiamo? In sostanza è vero, il clima è sempre cambiato nella storia del pianeta. Il problema è come cambia il clima in relazione alla società umana. Noi siamo una specie giovane, abbiamo solo 200.000 anni di attività su questo pianeta, non siamo mai stati così numerosi e così vulnerabili. Abbiamo megalopoli da decine di milioni di abitanti, magari costiere, abbiamo città
fatte di ferro, di acciaio, di cemento che non si possono smontare in una notte. Dove mettiamo la gente che deve scappare? Già oggi ci inquietiamo per migrazioni di poche decine di migliaia di persone, quando saranno decine di milioni, cosa faremo? Quindi il problema del cambiamento climatico è che oggi va ad agire su una società estremamente fragile, estremamente complessa, con una velocità rapidissima e in un mondo dove non c'è più spazio. Tutto questo l'abbiamo fatto noi. È colpa di tante cose. Certamente lo stile di vita indotto dal capitalismo e dal consumismo ha accelerato tutto ciò. Il problema è che non ci siamo dati un limite. Quindi, secondo me, è un problema filosofico, oltre che economico. È il riconoscere che se si vive su un pianeta con una dimensione fisica limitata, anche i desideri e le attività e la proliferazione della specie umana devono darsi dei limiti. La pianura padana non aveva mai toccato i 40 gradi, li ha superati per la prima volta nell'estate del 2003 e questo ha fatto 70.000 morti in Europa, 20.000 in Italia, solo per colpo di calore. Ma poi ci sono enormi altre problematiche legate all'acqua, stiamo perdendo i nostri ghiacciai sulle Alpi, maggiore rischio di incendi boschivi, l'aumento del livello marino, un altro problema gigantesco che investe tutte le regioni costiere del mondo, ma in Italia con una Venezia, un delta del Po particolarmente fragili ed esposte, quasi un simbolo, direi un'icona. In sostanza, il riscaldamento globale non fa altro che amplificare il catalogo delle catastrofi climatiche che già conosciamo. Sono molto contento che finalmente ci sia stata questo risveglio, che poteva avvenire tranquillamente 20 anni prima. C'è da dire che da qui ad aver risolto il problema ne passa ancora. Ci sono stati fenomeni di questo genere anche in passato, ma poi si sono spenti nel nulla. Vero, non c'era internet allora. Per il momento io vedo delle dichiarazioni, ma non vedo ancora le azioni. Se fossi al governo farei delle cose che sarebbero impopolari, ed ecco forse perché nessuno le fa. Forse la prima cosa che bisogna fare oggi, se si potesse agire a livello di governo, è informare. Credo che ci siano ancora troppi che pensano che la soluzione dei problemi ambientali sia e sarà una passeggiata. Non si risolve il gigantesco problema climatico e ambientale chiudendo l'acqua mentre ti lavi i denti ormai. Si risolve ormai con delle scelte importanti che misurano tonnellate di CO2 in meno nella nostra vita. 50% è individuale e il 50% è politico. Facciamo un esempio, in Italia siamo il secondo paese consumatore al mondo di acqua in bottiglia, perché siamo abituati dalla pubblicità e dal comportamento di ciascuno di noi. È vero che la politica potrebbe immediatamente tassare l'acqua in bottiglia e con questo scoraggia, però anche noi possiamo già fare la scelta di comprarne di meno. Quindi le due cose devono viaggiare insieme. Chiediamo alla politica delle azioni efficaci per accelerare il processo, ma nel frattempo dobbiamo essere noi per primi a praticarlo. Se non ci sono questi due livelli, o scegliamo allora di avere una ecodittatura, ma io preferirei farlo con la democrazia. Scusate, questo è un video del 2019. Quindi direi che quello che lì ci dice Luca Mercalli è dimostrabile oggi in maniera molto molto chiara e quindi ecco, riassume bene e contiene anche delle informazioni che voi avete nella parte dedicata proprio alle conoscenze dell'insegnante all'interno del kit. Ok, quindi si va molto in profondità a livello di conoscenze. Ci tenevo a mostrarvi quali sono i target dell'obiettivo numero 13. Sapete che ogni obiettivo poi è, diciamo, spacchettato in dei sottobiettivi, in dei target, che ovviamente sono diversi anche a livello numerico a seconda dell'SDG che trattiamo. Però ecco, voglio focalizzarmi con voi anche per guidarvi verso quello che è più importante poi affrontare magari con gli studenti, ovviamente semplificandolo, ovviamente trovando dei punti di entrata diversi, però si parla appunto di rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi,
integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure vere, vere misure di contrasto ai cambiamenti climatici, migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, quindi rallentamento, adattamento e riduzione dell'impatto e di allerta precoce. Vedete come ritornano tutte le cose che avete detto all'inizio con le icone degli SDGs, da appunto la prevenzione all'importanza dell'istruzione. Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari entro all'anno, entro il 2022. Questo vi do già per certo che è fallito completamente, soprattutto perché è arrivata la pandemia e quindi le fonti di sussidio ai paesi in via di sviluppo hanno avuto un tracollo incredibile, per affrontare appunto le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significativa e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operatività del Green Climate Fund, quindi riuscire a supportare i paesi in via di sviluppo nell'agire contro il cambiamento climatico, inserendolo nelle agende politiche e iniziando a realizzarlo tecnicamente. Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di un'efficace pianificazione e gestione connessa al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari, fondamentale, in via di sviluppo, concentrandosi tra l'altro sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate. Donne, giovani e comunità locali e emarginate nell'Agenda 2030 vengono individuati come persone particolarmente colpite, come persone vulnerabili. Quindi si parla sia di noi come donne che dei nostri studenti e appunto di tutte le minoranze. Legato a questo, all'importanza anche di riflettere sulla parte più lontana da noi e che magari per i nostri studenti può essere più difficile, avete visto che cosa è successo in Pakistan in queste ultime settimane? Fatemi un cenno che non vi vedo. Sì. Ok, sì, quindi si parla già di più di 1700 morti, un terzo di questi sono bambini, ecco perché anche Luca Mercalli poi ci dice che la società umana è una società fragile, abbiamo delle infrastrutture, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma anche noi in Italia lo sappiamo benissimo che è un grosso problema, fragilissime, per cui un'esondazione, una pioggia che è forte, può distruggere la vita delle persone letteralmente. Ok, allora. Ci siamo, io avevo previsto una pausa verso le 4, quindi ci siamo perfettamente. A questo punto vi ricordate, avevamo detto che lo strand si compone in questa maniera. Allora, esploriamo i 17 SDGs, ci siamo, poi andremo più veloce perché ci siamo addentrati sul tema ed è importantissimo, quindi anche voi nella vostra programmazione mettetelo in conto che a meno che non abbiate già iniziato dall'anno precedente, bisogna far capire bene quanto sia tutto interconnesso e che cosa sono i cambiamenti climatici. A questo punto iniziamo a vedere quali sono le attività per la dimensione umana, la dimensione ambientale e la dimensione economica. Quindi partiamo con la dimensione umana. La proposta che vi facciamo è questa nel kit, nel nostro strand. Eccola qua. Allora, adesso io vi mostrerò una lista di titoli di giornale che trovate poi nell'allegato 8 al kit. Scegliete quelli che secondo voi si riferiscono al cambiamento climatico come conflitto. Poi vi farò alcune domande. Quindi io vi mostro adesso quali sono questi titoli, ingrandisco. Ok, allora, prendetevi qualche minuto, li vedete bene prima di tutto? Posso provare a fare così? Vai a farli un Aspetta, così peggio. Allora.
Aspetta, ok. Vado un pochino più giù, provo a fare così. Allora, va bene anche fin qui, dai, tanto praticamente è quasi concluso. Allora, quale di questi titoli vi fa pensare a una connessione tra cambiamento climatico e conflitto? Ok, prendetevi qualche minuto per appuntarvi quale di questi titoli vi fa pensare a questa connessione. Io avevo risposto nella chat mettendo la seconda, okay. Inevitabili e letali. Nel senso che ormai sono inevitabili perché, come abbiamo visto anche dal video prima, è già 40 anni che abbiamo superato la soglia del non ritorno. E letali perché le loro conseguenze producono morte, sia dal punto di vista sanitario, di salute, ma e climatico, ma anche di conflitti di guerra che provocano migrazioni alimentari e quindi producono, oltre all'effetto veramente climatico, di conflitti proprio di guerra. Benissimo, Michele, vero? Questo fatto che la letalità, no, un'arma è letale, giusto? Mi vengono in mente subito le armi chimiche, ma anche le armi normali. Quindi questo, questa connessione tra armi e conflitto e cambiamento climatico può essere rintracciata per esempio in questo titolo. Benissimo, sono sicura che altri docenti hanno scelto altri titoli, forse Michele anche tu avevi indicato altri titoli, se ci va di dirli, se ti va di dirceli. Sinceramente questo, avendo sentito la parola conflitto dalla richiesta che ha fatto Claudia, sono andato diretto su questo. Benissimo. Poi sostanzialmente gli altri sono tutti abbastanza collegati perché purtroppo la tematica è quella, cambia la frase, ma purtroppo il fine è quello che porta appunto, come si è detto, a conflitti, qualcosa di conflittuale. Grazie Michele, grazie mille. Se posso. Sì, mi viene, prego. Sono Maria Valvano. Prego Maria. E dunque, diciamo che un titolo che mi ha fatto pensare al conflitto, nel senso in un dibattito, e la lotta contro il cambiamento climatico, no, aspetta. No, diciamo, abbiamo avuto inverni, dov'è? Questo è l'inverno più freddo che abbiamo avuto da anni, alla faccia del riscaldamento climatico globale, ecco. Questa, così come, diciamo che mi sembrano dei titoli un po' provocatori, che sicuramente possono creare un conflitto in un dibattito, oppure anche, ecco, l'avevo visto ora in un altro, insomma, ora mi viene in mente questo comunque. E ho anche appunto la lotta contro il cambiamento climatico va oltre la riduzione delle emissioni di CO2. Ecco, io ho inteso il conflitto nel senso più che altro come una provocazione per poi discutere e quindi diciamo conflitto sempre eventualmente costruttivo. Interessantissima come lettura e anche qui vedrete che in classe verranno fuori, no? Magari uno si aspetta che scelgano alcuni titoli e invece leggono il tema del conflitto in altri. In questo caso Maria ci parla proprio di una delle cose di cui ha parlato anche Mercalli, cioè un po' la polarizzazione che è ancora più grave del conflitto, no? Lo vediamo proprio queste due parti che sembrano quasi non parlarsi nemmeno, no? Perché non trovano una chiave di comunicazione. Quindi molto interessante, Maria, grazie che tu abbia selezionato questa. Un'altra persona che vuole dire un altro titolo? E io poi esattamente, sono Elisa, come la collega, ho pensato proprio a questo aspetto, quando dice il cambiamento climatico è normale, è successo in altri momenti della storia, un po', passatemi il termine, quello che è successo con il Covid, negazionisti e chi invece sostiene insomma la pericolosità, qui è un po' la stessa cosa, si entra nell'ambito del pregiudizio e quindi anche di una conflittualità tra pensieri completamente opposti e la polarizzazione di cui dicevi prima. Esatto, e qui è importante
cercare di riportare comunque sul tema della scienza, no? Infatti qui è nominato anche l'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, e l'ultimo report risale a marzo di quest'anno, e praticamente raccoglie tutte le voci di, mi sembra sono 150 scienziati a livello globale, che si appellano ai governi affinché intensifichino, laddove qualcosa hanno, diciamo, qualche azione l'hanno intrapresa, le intensifichino, perché non ci resta più tempo, no? Quindi è importante davvero che il tema dei cambiamenti climatici venga comunque affrontato anche sulla base scientifica. Mi importa questo alla seconda domanda, che è emotiva invece, ok? Che cosa ci comunica questo tipo di linguaggio? A cosa vi scatta, diciamo, a livello emotivo? Io poi ero, insomma, abbastanza legata a questo e avevo scelto come titolo che mi faceva venire in mente la guerra, anche non con riferimento al nemico come riscaldamento globale oppure il nemico come l'avversario, diciamo, interlocutorio, negazionista o comunque su posizioni diverse. A me la guerra me l'ha fatto venire in mente Codice Rosso, perché mi ha in qualche modo evocato una situazione di allarme, e quindi la guerra per me è anche urgenza nella strategia, no? Nell'individuare velocemente, perché altrimenti si perde, diciamo, questa guerra, no? E questo dal punto di vista dell'emozione sviluppa un po' di ansia, però come poterla gestire a questo punto? Forse c'è qualcuno che agli scienziati non è completamente d'accordo nel dargli fiducia, però ecco, è proprio il sentimento è quello di un disorientamento, sentimento che mi viene, che sento, diciamo, in quanto non riesco a prospettare, diciamo, scenari che mi possano piacere, ecco. Se non finisce questa guerra sulle diverse posizioni. Assolutamente. Quindi Antonella, per esempio, appunto ci dice dell'ansia, no? Questo tema qui è affrontato nello strand, ok? Nella parte proprio dedicata ai docenti. Viene anche detta ecoansia. Assolutamente sì, ci dà un senso di urgenza, quindi un'urgenza sì nel trovare, diciamo, nell'individuare delle azioni, delle soluzioni, però ci può far anche sentire che noi, nel nostro piccolo, tra virgolette, battiamo limitatamente in qualche modo, no? E in più mi fai venire in mente un'altra cosa, cioè un po' come è stato con la pandemia, no? Questo nemico da combattere, che cosa lascia indietro? E nel momento in cui, e a questa cosa serve questa attività, no? Si analizza anche il linguaggio dei media, bisogna riflettere su che cosa ci scatena a livello di reazione, no? Per esempio, parlare di nemico mi fa pensare che a quel punto va combattuto, appunto, immediatamente con tutto quello che abbiamo a disposizione. Chi è, nel caso dei cambiamenti climatici, secondo voi, il nemico? Mi viene in mente il consumismo, è troppo. Ma no, assolutamente. Per esempio il consumismo, legato poi a un sistema economico di un certo tipo. Benissimo, potrebbero essere, mi viene in mente qualcos'altro, chi potrebbe essere il nemico? Anche il relativismo un po' dilagante. Il relativismo dilagante, perfetto. Poi, viene in mente qualcos'altro? Vengono in mente a me subito le fonti fossili, no? I combustibili fossili, le fonti non rinnovabili, e qui ci si scontra poi con quella che è la realtà, nel senso che ci deve essere, cioè la parola giusta davvero è transizione, non si può pensare da un giorno a un altro di abbandonare una
un certo tipo di fonte che si è usata fino ad oggi, d'accordo, in maniera così intensiva di punto in bianco. Quindi c'è comunque da considerare che l'azione deve essere urgente proprio perché bisogna traghettarsi verso un altro modo completamente diverso di vedere le cose e di ripensare i nostri modelli di consumo, assolutamente. Quindi è interessante questo tipo di linguaggio che viene scelto, no? E, ok, l'attività poi prevede anche, grazie intanto a tutti voi che avete contribuito e a chi l'ha fatto senza intervenire. Nel modulo 3 e 4 vedete che l'attività è proposta dividendo in gruppi gli studenti, dando ad ogni gruppo gli stessi titoli di giornale, ma quattro diverse schede tematiche, tra virgolette. Le domande saranno sempre le stesse, quindi quali parole o frasi ricorrenti esprimono questa metafora, che cosa ci comunica questo tipo di linguaggio, che sensazioni ci dà. Però appunto c'è cambiamenti climatici e conflitto, cambiamenti climatici e crisi economica, ci sono varie tematiche e questa attività è grande perché prende due moduli, perché prevede poi di condividere i risultati di ogni gruppo, diciamo, in una lezione successiva attraverso dei cartelloni e poi anche di cercare di capire se soltanto dai titoli si trovano delle bufale e quindi come si fa il debunking, quali sono i siti dove si può mettere il titolo e vedere se è reale oppure no, eccetera. Questi titoli che avete visto prima, insomma, sui quali abbiamo lavorato, sono tutti titoli veri. L'unica cosa è che in italiano non riuscivo a trovare granché e li ho tradotti dall'inglese, quindi abbiamo titoli presi da, che ne so, articoli del Times, ma anche dal Daily Mirror, il Sunday, cioè che comunque sono riconosciuti per avere un certo tipo di notizia sensazionalistica e spesso anche qualche bufala. Quindi ecco, si può ragionare anche a questo livello con gli studenti. Poi vedete, c'è un accento sulle comunità povere, insomma. Questa attività vi dà veramente modo di far emergere tante competenze diverse e alimentare le conoscenze. Domande rispetto a questa attività? Ok, penso di avervi, diciamo, sufficientemente messi sotto torchio al momento, quindi passerei alla fase 3, cioè la nostra pausa. Ditemi voi se 15 minuti sono sufficienti per voi, va bene? Okay. Quindi si fa dalle 15.55 alle 16.10. Vi chiedo il favore di riflettere sulle vostre azioni durante questa pausa, qualsiasi esse siano, non ce lo dovete dire necessariamente successivamente, però ecco, riflettiamo su quanto CO2, diciamo, stiamo mettendo in moto secondo noi, che impatto può avere la nostra azione sul pianeta in un senso o in un altro, ok? A tra poco. Ok, ci prepariamo alla parte di, vi ricordate, no? Dimensione umana nel grafico a torta, cambiamenti climatici e dimensione umana l'abbiamo fatto con, diciamo, dandogli un taglio più di alfabetizzazione mediatica. E adesso si passa invece a cambiamenti climatici e dimensione ambientale. E qui abbiamo deciso di portare una componente creativa, ecco. Quindi si lavora con i colori, si lavora con i disegni, si lavora più con l'arte. Si potrebbe riadattare in chiave di teatro, cioè veramente c'ha tantissime applicazioni. Allora, ricondivido il mio schermo con voi. Se mi si carica la presentazione. Ok. Tanto l'avete fatto l'esercizio di osservarvi mentre... Ok, qualcuno vuole raccontare qualcosa?
qualche riflessione che è emersa? Ok. A me mi succede tutti i giorni, quindi è una vita d'inferno, perché quando poi ci stanno tante cose, però è anche molto stimolante perché si fanno tanti cambiamenti, si scelgono tante cose diverse, tante. Una di queste, io e il mio compagno, per esempio, abbiamo costruito una casa nel decidere cosa fare della nostra vita. Dopo tanti anni insieme abbiamo costruito una casa in bioedilizia, quindi si va a legna e tutta una serie di altre cose, c'è da fare la legna, cioè abbiamo questa casa in un terreno. Quindi per dirvi, no, poi piano piano, perlomeno per quella che è la mia esperienza, e per questo penso sia tanto prezioso quello che porterete in classe, la sensibilità piano piano aumenta così tanto che crea proprio una diversità, cioè delle azioni molto, molto diverse e un'intensità diversa. Ok, allora partiamo. Intanto vedo che si stanno riunendo altre persone. Bene, allora ci abbiamo l'ultima parte. Come vi dicevo, ci sono quattro moduli in realtà che non riesco, diciamo, a sperimentare con voi perché sono pensati per una formazione in presenza, comunque per essere svolti in classe, ok? Quindi ve li racconto e ne sperimentiamo però alcune piccole parti che possiamo fare insieme. Dimensione ambientale, azione umana e ecosistema marino, ve l'avevo preannunciato. Questa è proprio una simulazione di quello che può accadere, un po' un mix tra un gioco di ruolo e una simulazione, che può accadere, che accade all'ecosistema marino nel momento in cui c'è un'azione umana che interviene sui propri equilibri. Allora, voi nello strand lo trovate in questa maniera. Si divide la classe in quattro sottogruppi casuali. Un gruppo rappresenterà i vegetali marini, un gruppo rappresenterà i pesci, un altro le cose che si trovano in mare e un altro ancora i molluschi. Quindi chiediamo a ogni studente di ogni sottogruppo di disegnare o ritagliare, perché negli allegati avrete queste, vedete qui nello schermo, no? Queste immagini qui, quindi volendo o gliele fate disegnare o gliele fate ritagliare, un elemento a testa in base alla categoria di riferimento. Gli allegati 9 e 10 sono quelli che vi ho fatto vedere. Oppure ancora si può consultare un atlante marino su internet, trarre ispirazione, stampare delle cose. I disegni dovrebbero avere delle dimensioni di circa 10 cm su carta possibilmente riciclata. C'è un po' di organizzazione, quindi questa attività, prima di portarla in classe, come sempre fate, leggetevela bene, perché proprio si tratta di ricostruire una sorta di acquario, quindi da casa o comunque da scuola vi dovete organizzare per avere uno scatolone, ok, al quale toglierete in pratica sono quattro lati, uno dei lati, in modo tale che si possa vedere bene. Spiegherete che rappresenta un acquario e a quel punto gli direte: oh, che belli i vostri disegni, posizionateli all'interno dell'acquario, volendo simulando in qualche modo le relazioni che hanno tra loro, che ne so, i pesci che mangiano i vegetali marini, i molluschi, i pesci che mangiano i molluschi, insomma i molluschi a loro volta che mangiano i vegetali marini. Si può giocare anche in questo senso qui, parlo soprattutto alle docenti di anche matematica e scienze, si può scendere molto in dettaglio in base a quelle che sono le conoscenze pregresse. Una volta che tutti i disegni sono all'interno di questa composizione, e diciamo, se si è fatto anche questo step delle interrelazioni, delle interdipendenze tra i vegetali, i pesci, i molluschi, eccetera, si può, diciamo, si sblocca anche la conoscenza relativa all'interdipendenza dell'ecosistema marino. A questo punto l'insegnante ai loro occhi diventa matta, impazzisce, ma non è così, ok? A un certo punto l'insegnante esegue una serie di azioni, ok? In totale silenzio e improvvisamente versa dell'inchiostro o della tempera sopra i disegni,
In questo modo questa carta con i loro disegni subirà un'alterazione. Scopriranno successivamente che, diciamo, l'azione della docente rappresentava l'acidificazione dei mari negli oceani. E qui nello strand avete tutta la descrizione, poi anche voi, no, su che cosa è questo fenomeno, come si manifesta e quali conseguenze ha. Dopo aver fatto questa azione dell'acidificazione, la docente o un altro studente che voi scegliete, no, anche in base a come è composta la classe, qualcuno, insomma, sparge dei piccoli pezzettini di plastica. Quindi sempre nello strand, nella descrizione del modulo, voi avete anche, per esempio, nella preparazione, chiedetegli di non buttare il sacchetto della merendina, se è in plastica, e di ritagliarlo fine fine. Ok, loro non sapranno perché lo fanno, lo scopriranno soltanto successivamente. Quindi a un certo punto la docente, il docente o uno studente, una studentessa che voi scegliete, spargerà all'interno dell'acquario o della plastica che hanno loro prodotto o una busta, per esempio, biodegradabile tagliata a pezzettini. E quindi che cosa rappresenterà questo? Rappresenterà le microplastiche che purtroppo si trovano, e non solo micro, che si trovano nel mare. Ancora successivamente la docente o qualcuno, o il docente o, come abbiamo detto, gli studenti, con una paletta, io mi ricordo l'abbiamo fatta una volta durante una formazione, eravamo a Firenze, e allora le docenti che hanno fatto questa attività sono andate a cercare un romaiolo proprio, era praticamente, sapete, di quello per scolare, che ne so, i ravioli, quello bucherellato, no? In cucina. Con una paletta quindi si raccoglie l'immondizia dal fondale, o si raccolgono i pesci dal fondale, quindi si tira via tutto, magari si riga anche un po' l'acquario. Questo per rappresentare la pesca a strascico, che sapete che in teoria nei nostri mari è vietata, ma che nelle acque internazionali, soprattutto limitrofe, anche quelle ai paesi in via di sviluppo, è praticata moltissimo ed è un disastro incredibile a livello ambientale, perché proprio fa morire gli ecosistemi. E anche questo sarà proprio raccontato in dettaglio all'interno del manuale, dei moduli. E dopo tutta quindi questa intensità, che cosa sarà successo? I loro disegni saranno diventati riconoscibili. Ok? Questa è una cosa che, questa è un'attività che funziona benissimo col vostro target. E quindi si può attivare una riflessione su quello che si è verificato e andare poi a in dettaglio sui diversi fenomeni. Poi possiamo andare ulteriormente in profondità chiedendo loro di dividere quello commestibile da quello che non è commestibile, no? Quindi la borsa biodegradabile versus i loro disegni, e a quel punto lì pensare anche, appunto, che poi le microplastiche entrano a far parte, vengono mangiate, scambiate spesso per plancton dai pesci, e entrano a far parte della catena alimentare. Ok, quindi qui avete sempre questi allegati di supporto e tutta la parte di approfondimento contenutistico tematico prima per voi. E dopodiché si passa a questa parte che mi piacerebbe fare anche con voi. Allora, quali sono secondo voi i comportamenti individuali che favoriscono i cambiamenti climatici? Ho preparato qui la tabella, così almeno me l'appunto. Allora, no? Quindi abbiamo parlato di quali sono le conseguenze del nostro intervento sull'ecosistema marino. Adesso usciamo dall'ecosistema marino, ma rimaniamo comunque all'interno dell'ecosistema. Quali sono i comportamenti individuali che favoriscono i cambiamenti climatici? Anche pensando a quello che avete fatto in pausa, a quello che facciamo tutti i giorni nella nostra vita, perché e purtroppo le nostre abitudini sono così. Chi inizia? Non tutti insieme, mi raccomando. Mentre gli sprechi, quindi che è generico, però per esempio io ho messo sulla lavatrice, magari avrei potuto metterla stasera, non so se sempre... allora, per un risparmio di energia,
oppure anche per esempio l'utilizzo delle lavastoviglie a pieno carico, che io cerco di fare e ovviamente spesso lo faccio comunque. E ecco, diciamo limitare gli sprechi, quindi intervengo in questo senso. Benissimo, ora qui mi metto anche tra parentesi questa specifica perché è interessante, no? Rispetto a quello che ha, come è scaturita la riflessione da quello che abbiamo, che hai fatto durante la pausa. Sicuramente, no? Perché comunque sia tutto ciò, oltretutto che è collegato all'energia, è collegato ai combustibili fossili e quindi alla generazione, la produzione di gas climalteranti. Perfetto. Che altro vi viene in mente? Quali nostri comportamenti favoriscono i cambiamenti climatici? Individuali. Scusate. Poi non parlo più, è l'acqua, l'utilizzo dell'acqua. Io per fortuna ho un depuratore e quindi riesco a non usare plastica in casa, almeno riguardo le bottiglie d'acqua. Poi per il resto purtroppo tutti gli imballi sono in plastica, quindi spesso è così. E quindi ecco, questa è una cosa che secondo me invece, dato che l'acqua poi è un bene che si utilizza ogni giorno, insomma in grandi quantità, e sicuramente può essere un accorgimento che permette un comportamento green, se vogliamo dirlo in questi termini. Assolutamente, perfetto. Che altro? Il modo in cui ci muoviamo, no? Macchina, usare il meno possibile la macchina, a meno che non sia per, cioè, necessità, con i piccoli spostamenti, l'auto, e c'è la bici, ci sono altri mezzi di locomozione. Avete letto del biglietto, diciamo, dell'abbonamento che la Germania, diciamo, offre ai suoi cittadini? Hanno già avuto dei risultati strepitosi, con un prezzo accessibile a tutti e una riduzione dell'uso dei mezzi incredibile. È anche vero che già a livello di piste ciclabili, a livello di infrastrutture, siamo su un altro livello, a livello di mentalità, perché se si pensa che per noi in Italia, ed è una caratteristica, diciamo, del Mediterraneo, si può dire, però l'auto è uno status symbol anche, no? Quindi c'è proprio anche questa parte qui, no? La scelta di usare un altro mezzo di trasporto è legata a una carenza a livello di infrastrutture, a dei costi spropositati e anche a uno status symbol spesso che si nasconde dietro all'auto, no? Quindi mezzi di trasporto incidono moltissimo. Altri comportamenti che favoriscono i cambiamenti climatici. C'è una cosa che non ci si pensa forse, ma lo favorisce, cioè favorisce o può ridurre l'impatto in maniera definitiva. L'alimentazione. Sì. Mi viene in mente l'utilizzo della carne oppure di prodotti stagionali come contrasto ai cambiamenti climatici, quindi per contro utilizzare, cioè mangiare carne. E è qualcosa che favorisce i cambiamenti per gli allevamenti intensivi, insomma per tutto ciò che comporta, che sono i principali responsabili poi delle emissioni, cioè principali, tra i responsabili più importanti. Assolutamente. E poi non vedo nessuno nudo. I vestiti. Gli abiti, no? Che si ricollega anche al discorso del consumismo di cui parlavamo prima con il tema della fast fashion e quindi di un iperconsumo. Voi pensate che negli ultimi anni Zara, che è un nome che anche ai nostri studenti possono risuonare tantissimo, in un anno ha fatto 54 collezioni, cioè 54, diciamo, uscite con abiti, con collezioni diverse. Se lo dividiamo per i 12 mesi dell'anno capiamo subito, no, che c'è qualcosa che non va, c'è un bombardamento continuo. E il modo in cui questi abiti sono prodotti a livello ambientale ha
un prezzo altissimo. Se si parla di diciamo tessuti sintetici, principalmente poi il grosso problema del tessuto sintetico è lo smaltimento, ok? Perché sono fibre spesso diciamo collegate alle plastiche, alle microplastiche, li rilasciano nell'acqua all'interno degli elettrodomestici, ma non soltanto, quindi non si degradano mai. E se invece sono materiali più invece naturali, come può essere il cotone, comunque per produrre il cotone a basso costo c'è bisogno di usare tantissimi pesticidi, ma tantissimi, tanto che per esempio sulla pelle dei bambini non è neanche indicato un cotone, diciamo, che non sia di tipo biologico, perché sono insomma abbastanza impattante. Quindi ecco, no? Pensiamo a quelli che sono i comportamenti che favoriscono i cambiamenti climatici e quindi poi, no, visti al contrario, che possono ridurli. Comportamenti collettivi, che vi viene in mente che possono favorire o ridurre i cambiamenti climatici? Beh, delle azioni come quello, come il titolo che ci suggeriva prima, che emotivamente mi aveva colpito, era piantare alberi. Ora non so che poi la mia vena umanistica viene fuori. No, no. Però dire, comunque questo può essere un'iniziativa individuale che però può coinvolgere il gruppo, una famiglia o comunque anche un paese o una città che può contrastare. Ecco, questo però è sempre nell'ottica di comportamenti che favoriscono i cambiamenti, che riducono i cambiamenti climatici, ovviamente. Esatto, ok. Piantare alberi, stare attenti fin da subito a ridurre i consumi, no? C'è il filone dello zero waste con le 5R, rifiuta, riduci, quindi avere proprio un tipo di approccio completamente diverso. E ve lo scrivo qui, almeno poi vi rimane, e se volete lo potete approfondire, questo non c'è nel manuale, ma se vedete che vi interessa trovate tantissimo, le 5R, tra l'altro in Toscana c'è Capannori, sì, che è un comune virtuosissimo a livello di zero waste, di processi trasformativi, circolarità, eccetera, le 5R, e poi c'è una cosa importante che avviene a brevissimo nel nostro paese, che potrebbe, diciamo, non è tanto un comportamento alla fine. Vabbè, vi viene in mente niente che possa influenzare, diciamo, le scelte rispetto a favorire o a ridurre i cambiamenti climatici? Ma riguardo le energie? Potrebbe essere. Uno potrebbe essere la scelta di fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili, assolutamente, a livello energetico. Ci viene in mente, sono le elezioni. Diciamo, i programmi politici già dichiarano come, in che direzione si vuole andare, no? E quindi anche diciamo il dialogo che si ha con le autorità locali, con le autorità nazionali, a seconda diciamo dell'interlocutore, con voi posso parlare di elezioni, con i ragazzi più piccoli ovviamente no, ha un impatto, però con i più piccoli si può parlare di rapporti con le autorità locali, no? Sapete che ci sono dei comuni, anche in questo caso virtuosi, che hanno la giunta comunale dei piccoli, no? O il sindaco dei più piccoli, e quindi diciamo anche un rapporto più stretto con le autorità locali e una partecipazione più attiva alla vita politica può essere un comportamento collettivo molto molto virtuoso, ok? Questo ve lo dico perché per esempio potete pensare di invitare l'assessore all'ambiente all'interno di un percorso di questo tipo, in modo da far ascoltare anche le voci degli studenti che verranno fuori, vediamo, nello step finale, ok?
me lo appunto così magari vi rimane in mente. Ok. Ecco, questa è un'attività proposta da fare anche con gli studenti e le studentesse. E quindi la parte diciamo ambientale si è diciamo della dimensione ambientale si esaurisce in questi due moduli e ci trovate l'attività dell'acquario all'aria aperta e di questa tabellina con i comportamenti. Ok. Per quanto riguarda la dimensione economica, la proposta è ancora diversa. Qui c'è proprio un gioco di ruolo. Allora, la parte importante, quando leggerete questo all'interno del modulo, nello strand su giustizia e climatica, è leggere molto, molto, molto attentamente le istruzioni per prepararlo e per saper condurre come, diciamo, il gioco come deve essere fatto. Allora, questa attività ci permette di far conoscere ai nostri studenti come i cambiamenti climatici impattano le comunità nel mondo, soprattutto quelle svantaggiate, esplorare possibili azioni contro i cambiamenti climatici a livello locale che sensibilizzano gli attori sociali verso una transizione sostenibile. Quindi per questo vi parlavo, no, di come poi si può arrivare con questo percorso a un dialogo con le autorità locali e portare la voce dei ragazzi e delle ragazze alle autorità locali, proprio perché volendo all'interno di questa attività qui loro lo sperimentano proprio come gioco di ruolo. Allora, ci sarà una premessa, ok, all'interno di questa attività che si chiama la grande azienda, la piccola cooperativa e il paese dei fagioli. La premessa è questa, si spiega, no, come si deve un po' visualizzare questa attività. La docente, il docente è il facilitatore. Perché o la facilitatrice, perché vi indico voi e non diciamo un altro studente, perché a meno che diciamo non abbiate molto tempo per prepararlo, per discutere con le ragazze e i ragazzi eccetera, è un ruolo un po' difficile e un po' chiave, ok? Deve il facilitatore, la facilitatrice introdurre il gioco, spiegarne le regole, dettare i tempi e stimolare il confronto nella fase finale che è quella di debriefing. Che cosa vedrete che succede? Potranno succedere discussioni, conflitti, ma anche negoziazione, cooperazione, fino ad arrivare a prendere una decisione. Quindi no, si sperimentano anche tutte queste, si sviluppano, anche si mettono in pratica anche tutte queste competenze qui. Ci sono degli allegati che vi supportano, ok? C'è una mappa, c'è la descrizione del contesto, ci sono le carte dei personaggi che possono essere interpretate, ogni ruolo che ha una carta personaggio, da un minimo di una a un massimo di 5 persone. Quindi voi in classe potete dividere anche a gruppi, no? Un gruppetto fa, e ora vedete quali sono i ruoli, l'altro gruppetto fa l'altro ruolo. Vedete un po' come vi torna meglio e nella descrizione avete le varie opzioni. Poi avete anche un allegato con delle informazioni aggiuntive che possono scendere in campo se loro ve le chiedono o se voi vedete che la discussione, la negoziazione si è un po' arenata, allora ve la giocate. Ok? Dovrete predisporre un cartellone o una lavagna che dovete mettere accanto al consiglio comunale, quindi potete far venire alla lavagna, alla LIM, vicino alla LIM potete mettere un banco o la cattedra stessa dove si siederà il consiglio comunale e poi annotare le soluzioni ai problemi che ci saranno proposti, quindi la LIM serve. E dovete fotocopiare la scheda di supporto che avete e dare 6 copie del contesto, una per ogni personaggio che avete nell'allegato 16. Quindi qui trovate tutti, diciamo, tutte le specifiche. Se voi le seguite e seguite tutta la preparazione così come è scritta, siete a posto. Ok? Vedete, questa è la scheda del contesto, dice che siamo in America centrale e che questa zona in particolare è minacciata dal surriscaldamento globale. Si teme nei prossimi anni, 50 anni, una crescita media delle temperature fino addirittura a 4 gradi e un consistente aumento della siccità. I cambiamenti climatici hanno già comportato nell'ultimo decennio delle crisi idriche, la riduzione della produttività agricola alimentare, l'aumento degli incendi nelle foreste e l'erosione dei terreni costieri. Il municipio
municipio di Sapamas in Guatemala, questo è un nome di fantasia, però il contesto di riferimento è verosimile, l'abbiamo preso da dei casi studio nostri, sorge in un'area agricola in cui si coltivavano in passato diverse varietà di fagioli, mais, sorgo e caffè. Ecco qui allora quali sono i personaggi. C'è un'azienda straniera che si chiama Frijoles Corporation che ha iniziato a comprare terreni per produrre fagioli con metodi industriali e ora possiede l'83% del territorio municipale. L'utilizzo di metodi industriali nella produzione fa largo uso di carburanti fossili, i maggiori responsabili dell'aumento globale della temperatura che sta interessando l'intero pianeta. La politica aziendale della Frijoles Corporation prevede la monocultura di un solo tipo di fagiolo destinato al mercato nazionale ed europeo. Ciò ha generato l'impoverimento dei terreni per la mancata alternanza delle culture e l'aumento dell'uso di fertilizzanti chimici e pesticidi che servono per garantire una raccolta costante tutto l'anno e nonostante le variazioni stagionali e climatiche. Nel lungo periodo questi fattori potrebbero diminuire ulteriormente la rendita nella produzione di fagioli del 25% entro il 2050. Qui poi c'è un approfondimento sull'agricoltura intensiva, che ha inoltre bisogno di sempre maggiori spazi per poter garantire la produzione nonostante la minore produttività dei terreni. Questo porta alla riduzione della superficie coperta dalle foreste, che vengono tagliate per rendere i campi coltivabili. Le piante però sono decisive nell'assorbire la CO2 e quindi garantire un livello costante di ossigeno nell'atmosfera e di CO2 nell'atmosfera, evitando il surriscaldamento delle temperature. Ecco qui, allora entrano in gioco un altro attore. Gli abitanti di Sapamas lavorano quasi tutti nell'azienda che si occupa di tutte le fasi di produzione, semina, coltivazione, raccolta, confezionamento, distributore e vendita del prodotto finito. Quindi c'è l'azienda che impiega quasi tutta la popolazione. Una parte di loro negli ultimi 10 anni è dovuta però emigrare negli Stati Uniti per poter sfuggire alla crisi alimentare che colpisce particolarmente bambini e spesso si scatena a causa dei cambiamenti climatici. Solo un piccolo gruppo di agricoltori, e qui abbiamo l'altro attore, ha deciso di lasciare l'azienda straniera per costruire una cooperativa, riprendendo la cultura tradizionale di più varietà di fagioli e attuare la rotazione delle colture reinserendo il mais, questo tipo di agricoltura biologica, attenta ai cicli naturali e che non utilizza prodotti chimici, è stata riconosciuta a livello internazionale dalla FAO come uno degli strumenti fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici. Il raccolto viene ripartito in modo che il 60% vada ai soci della cooperativa e il 40% sia venduto sul mercato locale. Il prodotto della cooperativa è di alta qualità, ha un basso impatto ambientale, ma viene acquistato in quantità ridotte a Sapamas perché il prezzo è troppo alto rispetto a quello della multinazionale. Il sindaco ha indetto un'assemblea per discutere questo problema. E qui inizia tutto il gioco di ruolo, ok? Questo è un esempio, vedete qui, delle schede che diamo a un gruppo di studenti. Questo sarà il gruppo di studenti che rappresenta l'azienda straniera Frijoles Corporation. E quindi c'è scritto, no, che cosa fanno, voi dirigete l'azienda, sapete quali metodi di produzione usate, la politica aziendale prevede una monocultura, quindi ribadisce, no, e dà ulteriori dettagli. Tu sai che il fatto che offri lavoro a molte persone è un punto a tuo vantaggio, ok? E in più vendi i tuoi prodotti a prezzi stracciati. I salari che paghi sono bassi, ma quei costi sono necessari per mantenere basso il prezzo dei fagioli. Quindi, no, si danno tutti un po' i punti sui quali l'azienda potrà essere attaccata, con i quali si può difendere. Quindi gli studenti, leggendo questo, poi vedrete che si immedesimeranno moltissimo e quindi tireranno fuori tutte queste informazioni. C'è anche l'obiettivo. Cioè tu come azienda straniera hai l'obiettivo di continuare a produrre indisturbato. Quello che ti devi portare a casa dal famoso consiglio assemblea pubblica, dall'assemblea pubblica che è stata indetta, è un sostanziale non cambiamento di quella che è la situazione attuale. Continuare a produrre nello stesso modo.
Il sindaco e il consiglio comunale, quindi potete scegliere o comunque chiedere a uno studente o una studentessa di fare il sindaco o la sindaca e poi di costituire il consiglio comunale. Questo gruppo di persone rappresenta un po' tutta la situazione e il loro obiettivo è quello di trovare una soluzione al problema mediante tra le necessità delle parti coinvolte. Quindi loro vogliono uscire con una soluzione che accontenti tutti il più possibile e così via. Ok? Qui vedete invece il flusso, così come lo trovate dentro il nostro kit, ok? E quindi lo potete seguire e cercando di proprio guidarlo e mettere in campo tutta una serie di dettagli che facciano calare gli studenti il più possibile all'interno dell'attività. Va bene? Quindi, per esempio, al sindaco potete, o alla sindaca potete portare la fascia tricolore. Quindi chi deciderà di fare il sindaco o la sindaca si mette anche quello. Mi raccomando, i consiglieri, ognuno ci deve avere un foglio e una penna. Cioè cercare di farli calare proprio nel ruolo. Ok? E dopodiché c'è descritto proprio come funziona la strategia. Prima si riuniscono, prima si ascoltano, poi si riuniscono all'interno del loro gruppo, poi scelgono chi parlerà e da lì poi insomma si scatena la dinamica proprio di dibattito e di anche moderazione, no? Perché scusi, allora posso prendere la parola? Vedrete in campo tante dinamiche diverse. Aveste domande su questa attività che trovate nel modulo 7 e modulo 8? Intanto io, mentre aspetto di sapere se avete domande, accendo la luce a proposito di impatto, perché non ci vedo più niente. Ok, anche questa veramente è, non so se... Michela, la devi fare? No, scusami, aspetta, che non mi ricordo il nome. Chi aveva già sperimentato a scuola l'attività? Se questa l'aveva fatta? Francesca? Allora, no, sono andata a rivedere, infatti, perché noi l'avevamo suddivise tra i vari docenti. Okay. E questo io l'anno scorso facevo italiano, avevo fatto più la parte iniziale. Okay. Questo avrebbe dovuto farlo l'insegnante di storia e geografia, che però adesso non c'è, non so come, non mi ricordo. Okay. Perché questa era quella un po' più complessa, però da questa fare. È più complessa, ci vuole un da po' di preparare più. Anche, ho sì, visto, perché poi c'è una preparazione importante. Il docente deve essere ben preparato, perché sì. Non è che può andare lì con il foglio a dire aspettate un attimo, non mi ricordo. No, bravissima, esatto, ecco. Quella ho visto. Esattamente, Francesca, ecco, mi ricordi di dire una cosa importante che avevo già accennato, però va saputa, diciamo, molto bene, perché poi è da gestire. Sì. E quindi bisogna sapere che cosa portare in campo, però sì. È fantastica, è un impatto nel far capire le connessioni impressionante, quindi ve la consiglio. Poi, se riuscite. Perché ai ragazzi piacciono i giochi di ruolo, sì. Questo vengono fuori tante dinamiche. Sì. Molto, moltissimo. Ok, allora, andiamo avanti. Qui appunto vedete continua poi, ok, quindi lo vedete nel modulo 8, l'attività continua ulteriormente ed è, mi raccomando, sempre fondamentale all'interno dei giochi di ruolo fare il debriefing, ok, perché alla fine gli studenti e le studentesse si devono staccare dal ruolo che hanno interpretato, perché soprattutto a quell'età lì poi si tende a caricarsi molto emotivamente, quindi bisogna riflettere su come vi siete sentiti interpretando il ruolo, la vostra posizione, quello che voi pensate rispecchia ciò che stavate interpretando, perché magari chi ha un senso di giustizia più forte si trova ad essere la multinazionale e lì no, cioè, c'è da ingoiare il rospo, ok, quindi è anche importante poi portare fuori quelli che sono i loro valori a prescindere dal ruolo che hanno giocato. Quali sono state le maggiori difficoltà, quali strategie avete adottato e piano piano poi portarli all'evidenziazione proprio delle competenze che hanno messo in campo e alla conoscenza che hanno costruito. Ok. Allora. Domande rispetto al gioco di ruolo?
Poi se mentre lo applicate vi trovate in difficoltà, Laura, correggimi se sbaglio, ma possono scrivere a voi e voi rigirate a noi, insomma dimmi poi come funziona se avessero bisogno di supporto. Comunque, noi ci siamo a disposizione perché l'abbiamo fatto tante volte e visto in campo tante volte. Ok, adesso se non avete domande passerei invece a questo video. Ecco qua, 3 minuti, stacco e riattacco perché non ho sicuramente attaccato l'audio. Quindi includi audio, condividi lo schermo, si fa sempre la nostra prova, se lo sentite. Sentiamo, My name is Greta Thunberg. Sentite? Sì? Ok, allora, torno indietro e riparto. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Nonostante sia un video che ormai ha 3-4 anni, secondo me è ancora il più potente. È veramente potentissimo, soprattutto perché parla direttamente ci si medesima molto facilmente.
E a distanza di qualche anno, secondo me, il fatto che il cambiamento avverrà, che vi piaccia oppure no, piano piano si avvera. E sto pensando, ora non so se i più piccolini l'avranno seguita la vicenda, però noi adulti probabilmente sì, del Jova Beach Party, questo grande evento che Jovanotti ha fatto nelle spiagge, bla bla, il prossimo anno non se lo sognerà neanche di farlo, ok? Perché comunque la sensibilità ambientale delle persone è cresciuta molto, per quanto sia un artista da tantissimi punti di vista, molto sensibile, per quanto abbia avuto il supporto anche di tante di organizzazioni che hanno fatto da consulenti, eccetera, gli ecosistemi marini sono tra i più fragili, diciamo, degli ecosistemi che ci circondano e quindi a prescindere, no, dall'antropizzazione o meno della spiaggia, quello abbiamo capito che è un ecosistema da proteggere e che ci sono altri spazi preposti per determinate attività umane, no? E quindi lì si vede l'impatto di un gruppo di persone, no? Rispetto a comunque un'iniziativa che smuove tantissima altra gente. Quindi ecco, la sensibilità è aumentata moltissimo e magari ecco, mi farà piacere se ci rincontreremo anche sapere se lo notate anche in classe tutto questo via via negli anni. E oltre che in noi stessi. Quindi questo video vedrete nel kit che vi dà la possibilità di affrontare tutto il tema di come ci sentiamo, che cosa possiamo fare e con i vostri studenti e le vostre studentesse. E vi guida attraverso questa, diciamo, questo percorso. E scusate, ho sbagliato. Cioè, vi porta poi a questa attività che vi propongo di fare insieme a me per farvi capire come funziona, che è la catena la prima parte è la catena del perché, why si chiama in inglese. Allora, potete scrivere alla lavagna, perché dovrei preoccuparmi dei cambiamenti climatici? Quindi io questa domanda la faccio a voi, questa attività può essere fatta singolarmente o in gruppo, noi la facciamo in gruppo e ci si deve unire, diciamo, l'uno all'altro, quindi la prima persona che risponderà alla domanda perché dovrei preoccuparmi dei cambiamenti climatici. In base alla sua risposta, la persona che risponderà successivamente dovrà rispondere al perché collegato alla risposta che ha dato la persona prima. Ma è più facile a farsi che a dirsi. Quindi, chi vuole iniziare a rispondere a questa domanda? Perché dovrei preoccuparmi dei cambiamenti climatici? Io scrivo. Non tutte insieme, eh? Non vedo la chat, quindi aiutatemi voi. Perché si consegna un futuro migliore ai nostri figli. Benissimo. Perfetto, chi è che ha risposto? Elisa. Grazie Elisa. E perché si deve consegnare un futuro migliore ai nostri figli? Chi risponde? Per il loro benessere. Ma stavo dicendo io, per farli stare bene, per un dovere di genitore, però se noi questa domanda la facciamo ai ragazzi io non credo che ci diranno. Infatti io voglio che voi la sperimentiate adesso, voi, per capire come funziona, ok? Poi sì, ovviamente a seconda dei gruppi con cui la facciamo avremo sempre risposte diverse, questa è la cosa più bella, perché proprio ognuno poi ci mette del suo, no? Quindi per il loro benessere e per farli stare bene. E perché allora per farli stare bene dobbiamo preoccuparci dei cambiamenti climatici? Cosa vuol dire questo stare bene? A cosa ci porta? Perché faccia meno caldo. Per dare a loro le possibilità che abbiamo avuto noi in un certo senso, cioè diciamo per non affrontare problemi ancora peggiori di quelli che stiamo affrontando noi. Sempre il discorso della prevenzione alla fine. Ok, qui si potrebbe andare avanti moltissimo, e perché non vogliamo che affrontino gli stessi problemi che stiamo affrontando noi.
che vi viene da rispondere? Perché non devono affrontare gli stessi problemi? Che cosa ci causano questi problemi nella quotidianità? Preoccupazioni, fatica. È chiaro che in prospettiva sui figli il genitore tende a essere protettivo, quindi a semplificare. E se tutto quello che può essere faticoso, preoccupante, difficile, se lo possiamo evitare, cerchiamo di farlo. Questo e quindi perché ci causa una preoccupazione? E uno può rispondere perché non so se arriverò a fine mese, non so se potrò mandarlo a studiare dove voglio, non so se potrò, eccetera, eccetera. E quindi poi cioè, si può arrivare al tema del capitalismo, si può arrivare al tema, cioè parlando tra di noi ovviamente con gli studenti sarà tutto molto diverso, però capite no? Com'è questa catena? Però posso fare una considerazione? Mi pare sì. Che a un certo punto, anche nella nostra stessa conversazione, a un certo punto la causa e l'effetto diventano una causa e effetto dell'altra, cioè le due informazioni, capito, diventa il giochino del perché, è la stessa cosa, no? Perché va fatta bene tuo figliolo? Perché sono la sua mamma. Perché esatto. Sono la sua mamma? Perché è il mio figliolo. Cioè, alla fine poi diventa, bisognerà darsi un... Non lo so, ci sarà un avanti per 20 persone questa cosa? Questa allora, domanda? Diciamo che con gli studenti è molto più facile perché la risposta che è stata data, diciamo, tra di noi è molto complessa da gestire, ok? Quindi con i nostri studenti sarà molto più facile, però alla fine si arriva a capire che ne va del nostro futuro di base e ne va della, diciamo, del nostro benessere in pratica. Più o meno la conclusione è questa qui, rispetto ai nostri sogni, mi metto nei panni degli studenti, rispetto all'integrità della nostra famiglia, eccetera. Poi c'è qualcuno che invece vi tirerà fuori, avrà una sensibilità magari legata alle persone più fragili, alle persone che vivono in altri paesi, vedete che sarà stimolante, insomma. Noi l'abbiamo messa, ovviamente, essendo tutte persone adulte, spesso madri o padri, su questo tema qui. Però vi sorprenderà e non sarà banale, non sarà, diciamo, brutta da mettere in campo. Provate. Poi tanto lo decidete voi quando stopparla, Mi potevo stoppare anche alle temperature meno impattanti. Ecco, questo ce l'avete voi il controllo. Allora, stessa cosa, no? Troverete nel manuale la mappa delle conseguenze. Quindi, se non facciamo niente, no? Che cosa succede? Cosa succede se non faccio niente rispetto ai cambiamenti climatici? Allora, la temperatura si innalzerà, i livelli dei mari si innalzeranno e quindi se si innalzano i livelli dei mari, qui potete scegliere se fare la catena del perché o la mappa delle conseguenze. Vengono prodotte entrambe, però è per, queste sono attività importanti per la visualizzazione di quello che può accadere, quindi avere una spinta motivazionale molto più forte per quello che viene successivamente. In alternativa ancora, sempre nel kit, ci trovate questo schemino rispetto alla sostenibilità della scuola. Quindi potete anche, invece di fare, diciamo, queste domande qui, calarli sul contesto della scuola e stabilire insieme quanto è sostenibile la scuola. Quindi l'acqua, possiamo bere quella della cannella, ci vengono messe a disposizione le borracce dalla scuola, è potabile, non ci sono distributori di acqua oppure sì. No? Quindi in base, diciamo, a quello che gli viene in mente agli studenti rispetto a queste categorie, si stabilisce quanto è sostenibile la scuola. Questa siamo già nella fase di, vi dicevo prima, no? Impara, pensa e agisci. Ecco, qui siamo già nella fase, diciamo, di riflessione che ci porta proprio poi subito all'azione. Okay? Il trasporto. La scuola mette a disposizione un pulmino, organizza dei pullman che diciamo, trasportano gli studenti, ha delle convenzioni. No? Rispetto alla biodiversità, magari c'ha un orto all'interno della scuola oppure c'ha dei progetti, va dei progetti di un certo tipo. Questo può essere molto bellino da fare e ce l'avete sempre spiegata all'interno del manuale. Quindi si inizia proprio a calare tutto quello che abbiamo imparato, no? Sulla scuola o su di noi.
Dopodiché c'è questa attività che si chiama mi impegno a. Questa è molto importante se volete attuare l'azione, ok? Perché il prendersi un impegno a fare qualcosa rispetto al problema dei cambiamenti climatici e superare anche questa ansia, no? Perché posso fare qualcosa e mi impegno a farlo. Allora, per stimolare la riflessione su questo, vi condivido un video. Che ammetto, vedo ci sono persone che vanno e vengono. Allora, qui. Sentite, vero? Ma questo è tuo. Forse ti è caduto in mare per sbaglio. Per sbaglio? Codon fioc. Cannucce. Assorbenti. Lattine. Bombolette. Sigarette. Pneumatici. E basta. Ah, quindi solo questo? Basta, dicevo a lui. C'è un sacco di altra immondizia. Basta. Basta. Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il mare ricopre il 71% della superficie terrestre. E tu sei stato capace di inquinarlo tutto. Secondo uno studio del 2050 ci saranno più plastica che pesci. E questi pesci intanto... si stanno mangiando tutta la plastica. Che poi noi mangiamo loro. Appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica. Milioni di tonnellate. La maggior parte sono bottiglie. Sai quanto tempo ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? Mille anni. Mille anni? È un codon fioc. 100 anni. E una cicca di sigaretta? 5 anni. 5 anni come me. Ah, 5 anni sono pochi. Ma sono sempre 5 anni. È come se ogni minuto si gettasse un cavo di rifiuti nel mare. Uno al minuto. Tutti a mare. Questa non mi sembra una spiaggia, è più una discarica. Se continui così, dice l'ONU, che io tra 40 anni non potrò più fare il bagno. E chi ci sarà fra 40 anni? Tu, boh. Io sì. Comincio ad avere paura di respirare l'aria. Perché sento che è sporca. E già è sporca, io sento. Ho paura di andare al sole. Perché brucia troppo. E tra poco avrò paura pure di fare il bagno. Io non ti voglio più nuotare in un mare di plastica. E se mi ammalo? Di una cosa brutta. Quando tu eri piccolo come me. Mica ti preoccupavi. Mica ci pensavi prima di tuffarti. Anzi, non vedevi l'ora di fare il bagno. Ed io non merito la stessa cosa. Continui a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo. Invece? Il tempo sta finendo. Sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta? L'unico che abbiamo, ovviamente. 12 anni. 12 anni? 12 anni? Ma è pochissimo. E non stai facendo nulla. Anzi, compri e butti e continua a vendere. Compri e butti, compri e butti, compri e butti. Apri bene le orecchie. Da oggi le regole le faccio io. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie. Un bicchiere di vetro al posto di 1000 di plastica. E basta con le cannucce. Non sai bere direttamente dal bicchiere. Io sì, anch'io. Tieni il tuo mozzicone qui, che il mare non è il tuo posacenere. E poi? Riduci, riusa, rottama, ricicla. E trova tu altre soluzioni. Inventale. Io sono un bambino. Ma posso darti una mano? Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Ma neanche troppo grandi. Per fare di questo mondo un posto migliore. Manca pochissimo. Ma possiamo ancora fare qualcosa. Devi cominciare tu. Parlo per me. 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 Ok, allora vi chiedo in conclusione di questa giornata, di questo pomeriggio di formazione, voi chiedo che cosa vi impegnate a fare a partire da questa formazione? Mi impegno a? Pensando alla vostra sfera d'azione, diciamo. Nessun impegno? A far conoscere la realtà che ci circonda
e informare i ragazzi su quello che sta succedendo. Grazie mille. Poi qualcun altro? Insieme a loro e a riflettere insieme a loro e magari a fare delle azioni concrete insieme a loro per capire che possono fare qualche cosa anche loro, quindi sentire da loro quali possono essere queste piccole cose che, da cui partire. Appunto, l'anno scorso venne fuori il discorso, proviamo a portare tutti ad esempio le bottigliette invece che quelle di plastica, la borraccia riutilizzabile in una classe. Venne fuori questo, quindi cercare però di far venire fuori più idee da loro, perché poi dopo aver fatto quella riflessione cerchiamo un po' di provare a buttare giù qualche cosa di concreto, qualche azione. Esatto, è proprio, no, il flusso ci porta proprio a questo, quindi nel manuale trovate proprio anche questa attività, mi impegno a, è proprio anche per loro, con anche una decina di azioni che possono proporre. Qualcun altro vuole dire che cosa si impegna a fare? Anche un pochino una rappresentazione dell'impatto dei diversi stili di vita, nel senso trasmetterla, no? Perché cioè ora noi siamo qui a parlare, noi naturalmente siamo un paese industrializzato che quindi in un certo senso si deve sentire cioè è pienamente responsabile chiaramente rispetto alla Costa d'Avorio o al Burkina Faso o altre realtà, però far capire come magari rispetto a un modello che entra fortemente anche nelle aspirazioni di un ragazzino adolescente come quello americano, quello di altri paesi della stessa comunità europea, in realtà siano stili di vita ben più impattanti di quello italiano, no? Sì. Quindi bisogna un pochino che questa consapevolezza della propria impronta sia acquisita in modo pesato, secondo me. E questo deve anche indicare un pochino alcuni tipi di scelta. Ecco, lei faceva riferimento precedentemente a ragazzi più grandi, anche all'aspetto diciamo decisionale politico. Questo non può essere chiaramente utilizzato oggi, però in questo segmento di età, però far capire che certi paesi non aderiscono a certi protocolli, secondo me questa è un'informazione, certo, importante. Assolutamente, proprio perché sì, il proprio senso di efficacia personale non vada perso. Benissimo. Rispetto all'interlocuzione con le autorità, abbiamo fatto un progetto negli anni passati con il modello dei giovani ambasciatori che li metteva proprio in relazione, quindi appunto invitavamo a scuola i rappresentanti delle autorità locali, che spesso erano gli assessori stessi che venivano, e sì, facevano delle richieste molto puntuali e ci sono stati grandi, grandi risultati rispetto a questo. Quindi ecco, giusto per darvi degli spunti insomma rispetto al dialogo che si può favorire attraverso insomma il coinvolgimento delle autorità locali anche con gli studenti più piccolini. Anzi, li avevano fatto vedere, eravamo a Montemurlo tra l'altro, che c'era una parte riciclabile inutilizzata, cioè inutilizzabile proprio per una serie di cose, e l'assessore non lo sapeva e poi ha attivato i tecnici, insomma hanno modificato quella parte lì. Quindi insomma, mi ricordo ormai era prima della pandemia, poco prima, e ci furono dei bei risultati. Altri impegni? Ma secondo me anche sensibilizzare al riutilizzo, al riciclo, ma anche al riutilizzo di abiti o di libri o di quaderni. Ecco. Ora di quaderni no, però magari ecco, il riutilizzo e il riciclo come stile di vita, e che nei giovani insomma è un po' anche per via il fatto che io sono genitore, quindi chiaramente magari vado ad acquistare l'abito nuovo, comunque il libro nuovo, però ecco, avere anche il senso di utilizzare qualcosa di usato per riuscire effettivamente a limitare i danni, per l'impatto ecco, che ha invece
acquistare sempre roba nuova, oltretutto anche e soprattutto nell'abbigliamento. Chiaramente sappiamo bene che i ragazzi magari mirano ad acquistare, avere sempre comunque tanta... È un'età particolare, no? Lo sappiamo, perché l'età in cui anche il modo in cui ci si veste, diciamo, segue le onde della ricerca della nostra personalità, eccetera. Però ecco... Venenza, l'omologazione sicuramente. Esatto. Però ora ci sono tante alternative, comunque ci sono, c'è Vinted, vanno tutti presi sempre con le pinze, perché cascare nel consumismo poi del seconda mano è lì all'angolo. Però assolutamente, no? Cosa possiamo riusare? Cosa possiamo riciclare? Pensiamo a volte quanta carta viene sprecata banalmente, quindi su cosa possiamo intervenire? Benissimo, grazie. Ok, questo sempre insomma per farvi un esempio rispetto a che cosa proponiamo poi come azione. Come azione nel kit viene proposto un flash mob, quindi sapete tutti più o meno in cosa consiste un flash mob, ditemi se sì o se no, così do più o meno informazioni. In generale comunque un flash mob è un momento, un'azione di sensibilizzazione molto breve, che deve avere in pochi minuti o a volte in pochi secondi un impatto importante. Quindi quello che vi proponiamo è di partire da quello che è uscito su Mi Impegno, in questa fase di Mi Impegno A, e di far attivare la creatività dei ragazzi su come sensibilizzare rispetto a quelle stesse azioni che loro si sono impegnati a fare un'altra classe o addirittura tutta la scuola. Quindi idealmente appunto nel kit poi c'è descritta passo dopo passo, si dovrebbe arrivare alla fine di questo decimo modulo con un piccolo flash mob, un intervento diciamo a sorpresa, inaspettato, completamente inaspettato, che sensibilizzi su quello che possiamo fare noi per combattere i cambiamenti climatici e quindi agire a favore della sostenibilità. Vi faccio vedere un video giusto rispetto ai flash, a un flash mob che potrebbe ispirarvi. Non è in contesto scolastico perché non l'ho trovato un video di questo tipo, però ci può dare delle idee rispetto a dei personaggi, tra virgolette, anche, no? Allora lì si può veramente giocare su, insomma, farli divertire molto i ragazzi. Allora. Qui siamo in Australia, a Sydney, vedete è all'aperto, quindi niente vieta di farlo anche nel cortile della scuola, durante l'intervallo. I ragazzi hanno tutti un elmetto verde, c'è una canzone, più canzoni, c'è il mondo, vedete il pianeta. Gli altri ballano, quindi c'è anche una coreografia, normalmente ragazzi piace molto questo. Si inventano i loro passi e qui c'è uno dei simboli del cambiamento climatico che è il particolare. Hanno anche una maglietta, una determinata maglietta, quindi si può giocare molto su tutta la parte di rappresentazione. Quindi rimettiamo a questo è il nostro sogno, poi la canzone in inglese sotto diciamo lancia un altro messaggio di rimettere al centro il pianeta, e vedete il fatto che abbiano gli elmetti comunque richiama un'altra volta il tema del conflitto, no? Di essere invece a difesa del pianeta Terra.
Questo è un esempio, ok? Quello che vi volevo dire appunto è che si immagina come azione finale proprio un flash mob che organizzano gli studenti di pochi secondi, di pochi minuti, in cui stimolano poi tutti gli altri studenti o un'altra classe a fare queste azioni. Leggo Chiara in chat che dice: proporre ai ragazzi di ridurre le merende con imballaggi in plastica preconfezionati. Effettivamente, in questa fase di azione bisogna cercare di ascoltare il più possibile, quindi quello che emerge e che poi verrà fatto all'interno del flash mob deve essere quello che loro desiderano più possibile, ok? Quindi come docenti, certo, sicuramente li sappiamo incanalare, li sappiamo far chiarire un po' le idee che possono avere in mente, però l'importante è che emerga la loro voce. D'accordo? Io vi dico che siamo giunti alla fine e niente, se avete domande abbiamo 10 minuti a disposizione. Io sono un po', cioè, mi è piaciuto anche perché, vabbè, sono tutte tematiche per noi insegnanti di scienza assolutamente interessanti, no? E avevo fatto altri corsi di formazione, no, sui cambiamenti climatici. Quello che un po' sembra disfattista, ma nel senso che purtroppo ci si trova sempre, ecco, magari vedendo i ragazzini, no, loro si entusiasmano, no, con poco, eccetera, e il problema siamo sempre noi grandi che poniamo che non ci crediamo, cioè quante volte, che ne so, io penso alla raccolta differenziata, al di là di basta guardare la televisione, no, che siamo bombardati da cattivi esempi, cioè in televisione, ma basta scendere per la strada quando vado a buttare la spazzatura, quello che è l'inciviltà, la maleducazione, e quindi ecco tutto questo, solo per fare un esempio stupido, cioè, ma dove si va, nel senso che faccio io, quello che posso fare io, quello che posso dire ai miei ragazzi, per carità, però insomma, ecco, quando poi c'è tutto un mondo contro, no? E poi mi veniva anche in mente, io per esempio non è che sono amante della carne, però un po' me lo chiedo, dico, ma la soluzione è diventare tutti vegetariani o vegani? Perché io sono molto appassionata all'alimentazione e quindi cerco anche quando vado a fare la spesa, insomma, di fare delle scelte. Però ecco, insomma, ecco, queste riflessioni mi venivano in mente, ora non per... Infatti Dio, dov'è l'impegno qui? Non mi veniva da dire mi impegno, perché in questo momento ho queste riflessioni un po' negative. Lo so, guarda. Grazie però, perché comunque mi hai, no? Cioè, comunque è venuta fuori la riflessione. Ecco, ti capisco, pensa, cioè, che è un peso, penso, che ci portiamo tutti, no? E già è evidenza che c'è una sensibilità da questa parte, mentre intorno la vediamo l'insensibilità più completa e l'ignoranza più completa. Io penso che ognuno davvero a suo modo faccia la differenza. Io sono diventata mamma da un anno e mezzo, prima di diventare mamma, diciamo di entrare nel delirio del postparto, davvero, cioè col mio compagno noi si è deciso di fare delle scelte tanto importanti a livello di vita, andare a vivere dentro un bosco praticamente, di coltivare, di farci la legna da soli, che hanno tutta una serie di implicazioni, no? Con poi la nascita di Nata, il tempo a disposizione mi è diminuito tremendamente, perché intorno non c'è più la comunità, il villaggio che c'era quando veramente, no, eravamo esseri umani sostenibili. E ti rendi conto di tantissime cose. Ora piano piano, e lei cresce, io riesco a riappropriarmi, quindi non è sicuramente non è lineare quello che viviamo noi stessi, che poi siamo educatori o siamo docenti, non è spesso rispecchiato da quello che vediamo intorno, dalle decisioni politiche e cioè, ora in questo momento particolare lo vediamo proprio chiaramente. Però io continuo a crederci troppo che si possa davvero fare la differenza, e la cosa che
mi dà speranza vedere quello che è successo con i Fridays for Future, come sono riusciti a, nell'arco di pochi anni, portare, cioè, a galla un sentimento diverso che è sempre più comune, cioè no, più, non più comune, però è sempre più dilagante. Quindi io, ecco, questo è quello che mi spinge. Io che conosco queste tematiche, io che ho visto come posso fare dei cambiamenti, io mi sento di avere il dovere di farlo. Questo mi spinge. Ah, aspetta, c'è Antonella che le silenzio il microfono. Non è semplice, Cristina, però non sai quante volte durante queste formazioni se abbiamo parlato con i docenti della stessa cosa. È comune quello che senti, perché c'è una grossa, grossa sensibilità e si cerca di immaginarsi un mondo diverso da quello che è e chiedersi se veramente le nostre azioni vanno in quella direzione. Io credo che tante azioni imperfette, o comunque cambiare una piccola abitudine anche dei nostri studenti, o che studenti cambino delle abitudini nostre, piano piano poi fa la differenza, la fa. Io ci credo, se no probabilmente facevo altro nella vita. Però ci credo. Scusate, non so se mi permetto di intervenire dicendo che anche il numero con cui siete intervenute a School Food la dice tanto su come guardare con ottimismo al futuro. Rispetto ai numeri che siamo in generale, io se penso della scuola media che praticamente ho aderito da sola, però spero di essere un esempio per gli altri, ho detto prima o poi qualcuno seguirà il nostro esempio, e questo secondo me è già una piccola goccia nel mare. Bisogna, dobbiamo. No, io volevo solo fare questo piccolo intervento. Ho una figlia di 20 anni e un'altra di 13, e la figlia di 13 è molto sensibile all'aspetto della sostenibilità. Credo che, quindi, non soltanto, vabbè, non è che prendo il merito della famiglia, ma anche le maestre, per come hanno lavorato alla scuola elementare, veramente hanno contribuito, secondo me, tantissimo, e hanno lavorato anche con School Food, perché siamo dello stesso istituto comprensivo, e veramente è così, ve l'assicuro, perché proprio lei è molto molto attenta, spesso più di me, quindi io dico, avere la speranza nelle nuove generazioni, ma anche nei propri figli, perché magari lei mi corregge tanti atteggiamenti dove io potrei essere anche più superficiale, magari per pigrizia, no? E lei invece proprio lo vedo che ci tiene tantissimo. E ho visto la differenza. Probabilmente, mettiamoci, ci sono stati gli anni in cui c'è stato Friday for the Future, e prima magari non c'era stato, gli anni della differenza tra i due figli, no? E quindi gli anni in cui magari anche la scuola si è mossa in una certa direzione. Mettiamo anche che magari mia figlia ha potuto trovare terreno fertile, e non per tutti i ragazzini può essere stato così, però non è l'unica di quella classe con cui, per esempio, con le cui mamme mi sono confrontata, ed è emerso questo, cioè anche altre mamme lo hanno notato. Quindi secondo me la scuola può fare molto, e poi come si dice sempre, cioè anche se ognuno di noi magari su una classe di 25 riesce comunque ad agire su due ragazzini, che si fa la moltiplicazione di quanto può venire poi moltiplicato per tutte le scuole di tutta Italia. Insomma, ecco, quindi noi secondo me abbiamo un ruolo comunque importante e possiamo fare molto, non sperando che si possano cambiare dall'oggi al domani, però secondo me puntare sui ragazzi è molto, e se glielo filtra la scuola, magari sì, la famiglia può dare delle comunque buone abitudini, però se glielo filtra la scuola, comunque è qualcosa che spesso arriva anche in maniera diretta. È democratico, nel senso che magari a casa no, c'è chi ha dei genitori più attenti, più sensibili, e c'è chi invece non ce li ha. E invece a scuola si trova un terreno in cui siamo insieme a parlare della stessa cosa e a capire come poter agire. Quindi anch'io, insomma, mi sento ottimista. Esatto, non dimenticatevi che all'interno dell'obiettivo numero 13 c'è proprio uno dei target. Ragazzi, alla fine sono tre target più due, diciamo, specifiche relative ai paesi in via di sviluppo, e di questi tre target uno è legato all'educazione. Cioè, non è un caso, perché è potente, è un mezzo potentissimo. Quindi, Cristina, forza, quando ti senti scoraggiata mi scrivi a claudia.maffei@oxfam.it e ci penso io.
No, dai, è così. Vedete poi bello queste comunità, no? School Food che lavora con ordini e gradi diversi, riesce anche a poi a mettere insieme all'interno della stessa scuola un corpo docente sempre più preparato. E avete ragione a sentirla questa fatica, anche come docente, perché comunque poi vi viene lasciata la scelta e quindi da una scuola ne vengono tanti e da una scuola invece siamo da soli, ma poi insomma piano piano si riesce. Io vi dico che questo sabato a Firenze abbiamo una formazione in presenza, aperta a 80 docenti, hanno chiuso oggi le iscrizioni, purtroppo, oggi a Luna, e gli anni scorsi, già la quarta edizione, insomma, avevamo, non vi dico faticato, a trovare i docenti che partecipassero, tutto gratuito, tutta la giornata, ma quest'anno invece, cioè, stiamo iniziando a dire di no. E quindi i temi sono comunque sempre questi, legati alla sostenibilità, e speriamo sia, oltre alla voglia di ritrovarsi in presenza, anche una spinta diversa a fare le cose. Ecco. Non siamo sole, non siamo soli. Ok, grazie. Non so se Laura di School Food c'è e se vuole dire una cosa finale. Siamo state eccezionali, 17:31. E quindi io vi faccio un applauso per la partecipazione e rimango a disposizione, d'accordo? Grazie a tutte e a tutti e a presto, buon lavoro, ciao, grazie, buon rientro, ciao. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.